Bene, direi che possiamo allora iniziare. Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo 16° webinar, detto anche ultimo, ma di questo ciclo di eventi denominati workshop spaziali. Vi rinnovo il benvenuto e vi ringraziamo ovviamente per la fiducia, per il tempo che ci avete dedicato. Vi ricordiamo che sebbene questo sia l'ultimo evento di questo ciclo di seminari e di momenti informativi, non vogliono essere formativi perché l'associazione GFOS.it, che è una delle due associazioni che ha organizzato questo ciclo di eventi, non vuole fare formazione, ma vuole fare informazione. Vi ricordo che tuttavia gli eventi non terminano qua in merito a tutto ciò che l'associazione organizza e promuove perché a partire poi dalle prime settimane di giugno ci saranno gli eventi promossi dal Master in G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto, quel ciclo di seminari che fa parte delle Strategies 2021, che a partire dal 9 giugno fino al 30 di agosto ci accompagneranno per mantenere sempre diciamo, aggiornate le persone che gravitano attorno al mondo del software free ed open source, soprattutto in ambito geografico. Quindi, sebbene questo ciclo di workshop spaziali termini qui prima del periodo estivo, vi ricordiamo ovviamente che le attività non si fermano e quindi vi suggeriamo di rimanere sempre in contatto con l'associazione tramite i canali dei social gestiti dal social media manager Totò Fiandaca, che anche oggi è presente, che ringrazio sempre per il lavoro di coordinamento, di gestione, di comunicazione che sta svolgendo in maniera impeccabile, coadiuvato da una serie di colleghi. E quindi tenetevi sempre aggiornati sulle attività perché ci sarà sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di interessante, speriamo, da potervi offrire per tutto il periodo anche estivo. Questi webinar terminano e quindi vuole essere un momento anche per ringraziare non solo l'associazione GEAM che con GFOS hanno organizzato e condiviso questi eventi, ma anche il Master in G-Science e Sistemi a Pilotaggio Remoto che ci ha fornito praticamente per tutto il periodo la piattaforma Zoom, rendendo possibile questi eventi anche in momenti che insomma, non permettevano lo svolgersi di attività in presenza, e anche e soprattutto il Politecnico di Torino con il Dipartimento di Ingegneria della del territorio delle infrastrutture e l'Università di Padova per il sostegno e la collaborazione scientifica. Oggi, dulcis in fundo, abbiamo un webinar che è intitolato Da QGIS a Blender GIS e ritorno, che è tenuto da Luca Mandolesi, che è una personalità nota, notissima, non ha bisogno di presentazioni, è socio fondatore della ditta d'arte SRL di Rimini e ci racconterà diciamo una piccola parte, un'introduzione alle potenzialità della gestione di dati bi e tridimensionali con QGIS, con Blender e con Blender GIS. È un seminario, un webinar sicuramente denso, sicuramente intenso, e, insomma, che vi suggerisco di seguire con molta attenzione perché ci aprirà gli occhi su una serie di diciamo, spunti non banali sia da un punto di vista professionale, sia proprio da un punto di vista anche formativo e informativo. Io non voglio rubare ulteriore tempo a Luca, che ringrazio per la partecipazione, per la disponibilità che come sempre diciamo, ci dona come socio dell'associazione GFOS.it. Ringrazio ovviamente sia Stefano Campus che l'associazione GEAM che oggi fanno come sempre da regia a questi eventi. Mi taccio e lascio a voi la parola. Buon pomeriggio a tutti, buon proseguimento di webinar. Ovviamente, domande, interventi, richieste di chiarimenti sono sempre benvenuti nelle modalità in cui il relatore ci suggerirà di effettuarle. Sempre per una questione di correttezza ed educazione, vi chiediamo ovviamente sempre di tenere webcam e microfono spenti e di intervenire eventualmente col microfono se e quando il relatore diciamo, ce lo suggerirà. Ok? Detto ciò, davvero mi taccio, buon webinar a tutti e ancora grazie per il tempo che ci avete dedicato.
Allora, grazie Paolo, grazie per l'invito, grazie anche a Campus che ha insistito perché facessi questo incontro finale. E intanto ho chiesto di essere messo un po' alla fine perché quando mi è stato chiesto di fare questo webinar stavo iniziando a guardare WebODM e adesso poi vi condividerò lo schermo. Perché in questo momento, indipendentemente dalla professione, dal lavoro, dagli studi che voi state portando avanti, che fate, si sta creando sempre di più una congiuntura positiva di trasversalità di competenze. L'azienda di cui faccio parte, per esempio, nata nel 2005, e quindi diciamo abbiamo compiuto 15 anni, si è trasformata, si è evoluta, siamo passati da un'azienda che faceva una cosa con dentro, chiudendo tante parti di flusso, a essere diventati tripartiti, cioè ci siamo accorti che delle parti di flusso potevano essere trattate indipendentemente una dall'altra. Cosa significa? Significa che soprattutto guardando la parte di software open source, quindi le possibilità che aveva la mia azienda di studiare, di testare, di approfondire la possibilità di accedere a un bacino di utenti che sono in un circolo virtuoso nel ricondividere conoscenze, informazioni e nel dare aiuto, permette a un'azienda come la mia di testare prima dei prodotti, riuscire a chiudere dei flussi di lavoro, creare mar a margine degli spunti per altre cose e infine andare a creare nuovi servizi. Noi ci occupiamo principalmente di archeologia, che vuol dire tutto e niente, restauro, e anche qui diciamo una macro sezione, ICT. Quindi ci occupiamo di quello che può essere cantieristica, ma è una cantieristica nel nostro caso, se ci sono persone in ascolto che lavorano, per esempio, hanno studi di ingegneria, progettazioni anche private o per infrastrutture pubbliche, enti pubblici sanno che esistono dei regolamenti sul codice degli appalti in cui esiste l'archeologia preventiva. Ovviamente, se io devo gestire un lavoro con un ente pubblico, non è che ogni volta mi potrò inventare il mio modo di gestire gli oggetti che vado a schedare e il modo in cui io porto fuori un output. Ci devono essere delle regole certe, almeno delle basi di dialogo comuni. E in questo ovviamente i GIS la fanno da padrone. Per il restauro. Nel campo del restauro ovviamente c'è una parte di rilievo, ma attenzione. Se io sono un privato che deve andare a fare un computo metrico e cominciare a decidere quanto mi costa restaurare il marmo, quanto il laterizio, quanto mi può costare al metro quadro quel prodotto, ecco che io ho una necessità non solo di gestire il dato tridimensionale, perché ovviamente un conto è vedere un capitello, le quattro facce, diciamo, di un capitello corinzio disegnate bidimensionalmente, un conto è avere una nuvola di punti, poi per chi non lo sa andiamo a vedere, che mi dà una superficie completa e quindi un utilizzo maggiore di prodotto e quindi un tempo maggiore di lavoro. Oggi lo sappiamo tutti, ci sono i BIM. Da un punto di vista dell'open source, il BIM non esiste ancora, o meglio, non ci sono delle soluzioni BIM soddisfacenti, ma c'è un ma molto importante. L'arrivo delle nuvole di punti gestite direttamente dentro QGIS e questo bellissimo add-on Blender GIS incominciano a far arrivare il mondo di QGIS molto vicino a quello, diciamo, dei BIM. Per non parlare poi di un pezzettino che mi sono permesso di aggiungere prima da QGIS a Blender, mi sono permesso di aggiungere da WebODM a QGIS a Blender GIS e ritorno. Perché abbiamo un ottimo prodotto che è stato presentato da De Lucchi e da Piero Tofi, che
anzi Toffanin, Piero Toffi è il blog in cui mi sono iscritto nel 2010, al tempo dei tempi, e che è un software per ricavare modellazioni 3D da Structure from Motion. Ma attenzione, questo non vuol dire avere mega droni, mega attrezzature. Storceranno magari un po' il naso i topografi puri o gli architetti, ma esiste effettivamente una parte intermedia di lavoro, di prototipazione, di primo approccio al lavoro, al sito, al cantiere. Io lo uso per la ricognizione, cioè quando vado lì non sto a cercare di vedere tutto, sarebbe impossibile, mi porto a casa un 3D al volo. Quindi anche se non è scalato al millimetro, io riesco già a ricavare una mole di informazioni incredibili. L'altra cosa ovviamente che facciamo in azienda è l'ICT, ma nell'ICT cosa ci finisce? Ci finisce in realtà tutto quello che è GIS, geodatabase, comunicazione via social, perché oggi lo sappiamo che i social media sono delle piattaforme di pubblicità innegabili, non possiamo ignorarle. A tutti noi sembrano dei luoghi pubblici di discussione, c'è chi dice che dovrebbero esserlo ormai per l'importanza che hanno preso, ma l'importanza ovviamente gliela danno gli utenti. Però è innegabile che se io oggi voglio far conoscere un mio prodotto a più persone possibili, sia da un punto di vista economico-finanziario, ma anche da un punto di vista poi della trasmissione delle conoscenze, vedi QGIS, vedi DigiFoss, ci sono dei canali in cui io devo essere. Non sarei stato un folle a rifiutare un intervento come questo e dire no, non mi potete mettere poi su YouTube. Perché? Perché in un attimo io posso dare tutto il contributo che ho ricevuto da altri, perché l'open source che vi faccio vedere ovviamente non l'ho programmato io ricevo da altri, quindi questo è anche il circolo virtuoso in cui noi siamo introdotti. Quindi è molto importante che tutto quello che ho imparato di GIS, di database, di rilievo 2D, 3D, di Structure from Motion, di rilievo GNSS, di modellazione 3D, fiction e non fiction, fino a fare dei video che possono essere di tipo turistico, di tipo descrittivo di un progetto. Ecco, tutta questa mole di flussi di lavoro che ho potuto fare grazie all'open source, è giusto che io la rimetta in campo, e la rimetta chiaramente con degli strumenti open come è successo a me. Cosa proviamo a fare in queste 4 ore? Che sembrano tante, ma vedrete che poi diventano abbastanza strette. Proviamo a vedere, cercherò di essere super base, quindi chi è all'ascolto adesso in diretta o chi lo vedrà dopo sappia che cercherò di essere super base. No Mario, sono 4, dalle 2:30 alle 6:30, ma mi potete vedere anche dopo, non vi preoccupate. Dicevo, cercheremo di vedere gli singoli step e proverò anche a farvi fare degli esercizi se volete. Quindi cercherò di essere anche un pelo formativo, a farvi vedere un po' gli sgami della nonna, vi faccio vedere anche diciamo delle cose scorrette pur di velocizzare e farvi intuire almeno il potenziale. Poi dopo ovviamente le rimangono lì online e potete andare a prendere il pezzettino. Partiamo con una descrizione di che cos'è WebODM, l'avete già visto, ma l'altra volta non abbiamo approfondito effettivamente tutta la parte dei settaggi, quindi mi piacerebbe provare a farvi capire dove si può arrivare. Ci trasferiamo poi su QGIS, dove vediamo come due esempi, ok? Due esempi di, diciamo, sito in particolare e territorio, come si arriva a Blender e poi ovviamente quello che si è messo nel titolo, il ritorno. Allora, provo a condividere lo schermo, mi scuso subito se ci saranno delle interruzioni perché iniziamo a far macinare la GPU. Quindi, condividi schermo 2. Ok. Io non so a questo punto se voi vedete il mio bel faccino, ci sono, no, non ci sono, boh. Ditemi voi, devo ridurlo. È bellissimo. Devo toglierlo, non so come funziona. Va bene.
Allora, le quattro immagini che vedete, che cosa sono? Allora, scusate, tutto il materiale che vedete passare, se lo sta scaricando Campus, ho fatto 2,5 giga di roba, quindi ho cercato di mettervi tutto quello che vi faccio vedere. Mi scuserete. Scusa Luca, ti interrompo. Ho messo già nella pagina degli eventi del webinar il link al repo che ci ha messo a disposizione Luca e ve lo rimetto anche in chat. Ve lo rimetto subito in chat. Scusa se ti ho interrotto. Dentro ci sono le fotografie, quindi ho lasciato proprio le fotografie al grezzo per fare anche gli esperimenti. E quindi ci sono le immagini di un torione che ho modellato in 3D. Dopo vi ho messo già il modello tutto bello ripulitino, in modo che non impazziate, però almeno se volete provare da soli a installare WebODM avete del materiale non georeferito, quindi guardiamo un esempio di qualcosa che non è stato georeferenziato e poi un altro esempio di elemento territoriale, che è questo qua in alto a destra, dove noi abbiamo volato con un drone e col GNSS, quindi con un ricevitore satellitare di precisione, abbiamo battuto dei marker, li abbiamo collimati, abbiamo ottenuto un modello 3D del suolo, un DSM, un DTM, e non so se notate qua sotto in pratica noi abbiamo come base, credo che sia Google in questo caso, sì, perché nel sistema è già integrata la sovrapposizione Google. Quindi vi faccio vedere un attimo i prodotti finali, come si fa nei migliori programmi di cucina. Allora, qui abbiamo WebODM, quindi un programma che lavora open, e vi esorto ad andarvi a vedere il webinar di De Lucchi e Toffanin per vederlo meglio. Quindi abbiamo un prodotto che, se notate, la torre è al contrario, okay? Le fotografie sono qua sopra, okay? Perché? Perché noi lo stiamo testando veramente, un crash test oserei definirlo, proviamo a fare le fotografie, diciamo, non ortodosse, quindi queste sono fotografie da terra, quindi qui eravamo proprio al suolo a fare le fotografie. Lui ovviamente credo che prenda un principio di in realtà dover ricevere delle foto da un drone, Open Drone Map, e quindi mi ribalta subito gli assi, quindi lui mi fa come se le foto fossero prese volando e mi ottiene questo prospetto qui. Vedete, proprio non posso andarlo a girare. Quello che vedete, ora provo ad avvicinarvi, non so se notate, è una qualità che io definisco eccellente. Parliamo di una Canon EOS 450D, foto fatte da terra, ok, senza cavalletto, a mano, un sacco di rumore dovuto ovviamente alla tipologia di luce, poi lo andiamo a vedere, ma un rilievo che io posso già andare a utilizzare nei miei lavori. Poi vediamo come si va a sfruttare questo oggetto qui. Poi passiamo al modello del terreno. Quindi qui abbiamo un volo, questo è veramente un volo, quindi qui abbiamo il drone che ha volato, ok? Drone che ha volato e nel quale noi abbiamo inserito, vedete, queste macchie azzurrine. Se io adesso accendessi la texture, vi accorgereste che sono dei fogli, dei marker a terra che noi abbiamo messo per poter battere i punti col GNSS. E anche qui si può poi andare a fare la collimazione con i punti GPS. E anche qui, meraviglia delle meraviglie, si va ad ottenere direttamente l'ortofoto, il modello della superficie, quindi questo qui con tutti i cespugli e via dicendo, è il modello del terreno. La cosa bella di WebODM, ora io sono in locale, vedete che sono sul mio PC, in realtà noi come azienda lo abbiamo installato nel server centrale, quindi io ho il mio bel serverone, dentro c'è WebODM, i miei soci che lavorano da varie parti gli mandano dentro le fotografie e quindi poi si ottiene uno scarico. Io vi sto telefonando, vi sto videoconferenzando da questo angolo qua della casa e a dimostrazione che siamo in Romagna, vedete qui c'è il baretto della buona piadina. Salutiamo la Ilde.
se fate un passaggio a Rimini, facciamo lo spot alla Hilda. Allora, siti internet, ovviamente ve li metto, se volete, anche in chat, ok? Così, siti internet, questo è il sito di Web Open Drone Map, ok? Meraviglioso ambiente per poter ottenere nuvole di punti, modelli del terreno, ortofoto e tanto, tanto, tanto altro. Ovviamente potete andare ad acquistare l'installer, quindi chi non ha voglia di mettersi lì a installarlo, un installer. Altrimenti esiste anche la versione libera, quindi potete mettervi lì da GitHub e andare a scaricare il vostro software. Consiglio mio, apro un'altra finestra, quindi questo ve l'ho segnato subito a caratteri cubitali, web ODM documentazione. Se volete, anzi, web, sì, dovrebbe essere questo. Non mi ricordo, no, questa era un'altra cosa. Mente, cioè, vediamo se la trovo. Eccolo. Doc, questa qua. Ecco, preso quello sbagliato subito. Qua. Ok. Allora, mia personale, poi rispondo anche al volo a Diego, mio personale consiglio, segnatevi sia il link che ho appena mandato, docsopendronemap.org, sia l'installer che trovate su GitHub e mediate tra i due, perché ci sono delle cose spiegate meglio nella doc, qui nell'installazione di GitHub, e altre cose spiegate meglio nell'installazione. Di che macchine si parla? Allora, incominciamo a lavorare medio-alti, cioè non... Oh, scusate, mi sono appena accorto di aver risposto in privato a Diego, scusate. Rimetto un attimo i link. Sapevo che 4 ore erano poche. Allora, di che macchine parliamo? Io vi sto usando un Dell Precision 7510 con una Quadro M2000M. 32 giga di RAM, parliamo di una macchina del 2016, ok? Quindi un portatile bello solido, ovviamente i7, ok? Con i7, 2 GHz e via dicendo. Quindi macchine medio alte, se dovete fatevi un SSD da 1 tera, perché esponenzialmente aumentano le quantità di giga che vengono create di file intermedi. Quindi se volete fare lavori di questo tipo di 3D, vi accorgerete che già il dataset che vi ho mandato sono 2,5 giga. Quindi macchine grossine, ok? Quindi se ci volete lavorare, non dovete comprare chiaramente dalla grande distribuzione il computer. Oh, ho trovato una GeForce bellissima per il gaming. Occhio, il gaming, i processori da gaming. I processori da gaming servono per muoversi velocemente nell'ambiente 3D, cioè vi aumentano nel 3D questo movimento, ma non il calcolo. Io personalmente sono stato consigliato al mio sistemista a usare le Quadro, più lente nel movimento, ma ovviamente poi nel calcolo, quando c'è da cercare i control point, quando c'è da creare la nuvola densa, molto 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 più performanti. Bene. Ovviamente credo che non abbia bisogno ormai di presentazioni, ma non si sa mai chi c'è in ascolto. QGIS, ovviamente software GIS, devo un attimo. Io personalmente, siccome ho un'azienda, quindi devo sempre cercare di far funzionare il tutto, ho preferito per chi lavora sul campo gli installer standalone. Preferito gli installer standalone perché sono lì belli impacchettati, diciamo, e chiunque può scaricare e iniziare a lavorare. Ma se siete a capo del progetto, quindi se siete sopra, iniziate ad abituarvi a lavorare con le network. No, adesso non voglio installare.
abituatevi a lavorare soprattutto con le network installer, perché poi cerco di farvelo vedere anche per Blender GIS, dovete un po' abituarvi a mettere le mani nello sporco, quindi capire perché Python ha bisogno di una libreria, capire perché GDAL è incompatibile con quell'altro, ovviamente mai inventando flussi di lavoro, mai facendo cose da soli, scrivere in lista, iscriversi a GFOS, usare le chat Telegram per chiedere consiglio, mai isolarsi con l'open source, mai, ok? Quindi sento molti che dicono ho rinunciato perché è troppo difficile. No, è rinunciato perché sei andato avanti con una logica proprietaria. Cioè io me lo sono comprato, me lo tengo per me, no? E di tutti, quindi chiedi aiuto, ti ridaremo sempre indietro. Blender, una cosa incredibile. Un software che sta crescendo sempre di più per fare cose, oserei definirle pazzesche. Qui siamo nel non plus ultra della programmazione ad oggetti del trasversale. Ci potete fare il modello 3D, potete rifinire la nuvola di punti del vostro rilievo, potete creare, progettare ormai, non è lo strumento giusto per progettare, ma ripeto, su certi step si può iniziare a partire da lì, potete incominciare a fare la vostra prototipazione, quindi le misure finali per fare la strada, per decidere dov'è il sottoscavo, dov'è la soletta, quanto deve essere la rete, quanto cemento mettere, usate i programmi ben più noti di CAD che servono per progettare. Con Blender più QGIS gestite e prototipate. Quindi riuscite a creare per esempio anche le vostre idee. Magari siete persone che vogliono sviluppare di più il lato creativo, quindi dare delle idee, dare degli spunti. Non siete quelli che vanno a fare il pezzettino finale. Quindi, oppure volete lavorare, nel mio caso abbiamo i musei con cui abbiamo a che fare, oppure volete presentare bello un progetto, Structure from Motion con WebODM, lo porti in Blender, te lo pulisci, fai delle belle primitive, crei le parti nuove, fai l'STL, via in stampa 3D, per poter creare il tuo bel master plan, il tuo bel progetto. Ora, c'è questa persona, Dominic Lizard, non vorrei sbagliare, tutte le volte sbaglio, vorrei dire una cosa. Comunque, Dominic ha fatto qualcosa di eccezionale. Intanto porto, per chi non c'è mai stato, lascio il link a QGIS per scaricarlo, lascio il link a Blender, che magari poi fa comodo chi lo vuol provare, e il link a Blender GIS. Add-on spettacolare. Allora, quelli che si chiamano plugin si chiamano add-on in Blender, quindi diciamo siamo sempre lì. Allora, come potete vedere da queste GIF animate, potete inglobare dentro Blender tutti i dati che voi andate a creare con QGIS. Lì potete far dialogare con OpenStreetMap, c'è anche Google Map, e potete andare a sfruttare i modelli del terreno della NASA, proprio spaziale oserei definirlo, e quindi potete andare a progettare prima sul vostro computer le cose, ovviamente con la potenza delle query, oggi sarà un po' fatica da vedere, però con la potenza delle query potete creare dei tematismi, nel mio caso faccio un caso aderente all'archeologia, scavo tante belle capanne dell'alto medioevo che coprono, tagliano, distruggono i mosaici romani, sono coperti dalle case, le botteghe del basso medioevo, voglio fare tutta la città, tutta la città in Blender, faccio una query dentro QGIS ed estraggo solo la parte che mi va ad interessare, quindi massima interazione. Allora, versione di Blender, tasto dolente, qui veramente bisogna sporcarsi le mani. Allora, io in questo momento ho preparato la 2.9.2, quindi quella che ho io dovrebbe essere già quella che c'è qua, ok? La 2.9.2. Qui le cose vanno
si dice in Romagna, scanareggia, cioè vanno veramente veloci. Quindi da un giorno all'altro vi cambieranno versioni, vi cambieranno i moduli digital. Dopo vi faccio vedere piano piano la parte digital. Perché? Perché se voi scaricate Blender e ci installate Blender GIS direttamente, con lo zip esattamente come si fa con QGIS, ve lo ritrovate One Rail Power, cioè fa girare solo, se volete ovviamente interagire anche con OpenStreetMap, 3857, quindi siete nelle PSG, Web Mercator, quindi siete un po' fregati, non accetta la riproduzione al volo. Le GDALI invece vi permettono di far girare anche la anche sistemi di riferimento differenti. Quindi dopo ve lo provo a far vedere piano piano. Io ieri ci ho messo un'oretta perché sono impazzito a trovare la sintassi giusta, tutte le volte me la dimentico. Sto giro ho fatto prima, l'ho scritta, ve l'ho messa dentro, così la potete riutilizzare. Allora, che cosa si può fare? Allora, quello che voi vedete qua, se non so cosa intendi senza operazioni di personalizzazione, prova a descrivere. Allora, quello che vedete qua, ok, è progettazione di un resort, ok? Quindi questa parte qui a destra che vedete è fatta con Blender, reincastonata, vediamo se si muove, tolgo l'audio prima che spacchiamo tutto, ok? Vedete? Queste sono, è stato fatto un rilievo plano altimetrico, quindi abbiamo ricavato le curve di livello con lo Structure for Motion da drone, e col GNSS, quindi siamo andati lì a batti di Puntarozzi, abbiamo segnato dove sarebbero state costruite nel progetto le case. Questo tra l'altro per poter far vedere, allora no, Blender GIS, Blender ha una versione standalone.exe, bisogna un attimo cercare dentro al sito, però di solito è quella, mi sa che quella più avanzata, bisogna guardarci. Vi consiglio in realtà di installare quella lì che vi, perché così avete tutto dentro, perché poi lui spacchetta. Allora, vedete, questa è la modellazione, ok? Quindi tutte le casine, i progettisti ci hanno mandato le case, questo è tutto scalato, scala 1 a 1. Questo è il reinserimento nel panorama locale, quindi siamo andati a rimetterle dentro al panorama in loco. Dopodiché cosa è successo? Siccome con Blender GIS abbiamo lavorato dentro la georeferenziazione dei punti GNSS, quindi punti da GNSS portati dentro Blender, le casette, tutte le mappe, le piante erano dentro QGIS e ce le siamo portate dentro Blender, le curve di livello che abbiamo ricavato da drone ce le siamo portate dentro Blender, quindi abbiamo sviluppato i volumi in maniera georeferenziata. A quel punto avevamo un modello digitale con dentro le casette già incastonabile in quello che è il video. Quindi siamo riusciti a rimetterci nel punto di vista del drone, quindi gli abbiamo incastrato dentro le casette. Se notate, con veramente dei movimenti minimi, cioè se fate occhio, questo angolo per esempio rispetto a questo punto luce, vedete che non è che si sposta troppo, è abbastanza forte l'aggancio. Ok, vedete qua abbiamo riagganciato la rampa alla stradina che era già fatta. Se uno ci fa caso, noterà che questo tralizio a un certo punto è inglobato dentro le cucine, i bagni, qua c'era. Ok, però è prototipazione. Ok, quindi abbiamo creato un prototipo. Esco un attimo da questa anteprima. Questo è... Esatto, Blender GIS permette di importare dei layer, shape o TIFF georeferenziati dentro Blender, non dialoga direttamente con QGIS. Vi faccio vedere il flusso di lavoro, infatti. Questo castello che vedete, il paesaggio che c'è dietro, l'importanza degli open data, sono i dati della regione Emilia-Romagna. Quindi il paesaggio che voi andate a vedere dietro, questo l'abbiamo fatto per un museo, ok? Importazione su GIS delle carte dell'Ottocento che avevamo di questo castello,
discrimine, dopo aver fatto analisi sul luogo di quali dovevano essere le case, quelle antiche, gli spazi aperti e via dicendo, structure from motion per ricavare le texture il più possibili verosimili, incastonamento all'interno delle curve di livello reali, ok? E a questo punto abbiamo creato un borgo, ok? Un castello medievale con le sue case, ok? E abbiamo prodotto un video all'interno del modello 3D. Ovviamente questo è stato possibile perché? Perché chi lavorava, cioè chi ha modellato la torre, sempre georeferenziata, chi ha modellato le casette, chi ha modellato le mura, Blender è in grado poi di rimettere insieme, essendo tutti georeferenziati, non c'era problema poi. Ultimo esempio, poi iniziamo a entrare nel vivo. Questo qui è una fiction completa, quindi structure from motion per poter avere la torre, modellazione totalmente libera di bosco, di i caprioli qua in basso ci sono, ok? Green screen, ok? L'albero, questa parte qui di albero è vero, le foglie sono finte, ok? E quindi abbiamo sfruttato le tecniche di structure from motion, ovvero WebODM, per poter rimettere questo personaggio dentro a una scena reale barra realistica. In un altro caso siamo dovuti ricorrere alla georeferenziazione per avere delle colline riconoscibili, quindi riuscirla a inserire. Vedete qua abbiamo il momento in cui avevamo fatto la ripresa davanti al davanti al green screen, ok, e poi dietro c'era la, quindi un uso di WebODM e dei droni che diciamo non ci azzecca nulla con QGIS, però essendo un'azienda unica siamo in grado di andare a sfruttare in maniera trasversale, come vi dicevo prima, le competenze. Questo ci tengo a farvelo vedere per farvi capire la meraviglia di WebODM. Considerate che queste sono foto fatte dal basso, quindi siamo andati in questa chiesa, che è la chiesa di Sant'Agostino di Rimini, con degli affreschi del 300. Ora poverino inizia a far fatica, vediamo quanto ho di connessione, un po' pochino. E vediamo se ce la fa lo stesso, se non ce la fa nulla, lo andrete a vedere, provavo a saltare. Allora, questa è una qualità spaventosa dell'affresco, ok? Anche qui green screen, e con WebODM abbiamo rifatto il modello 3D. Quindi abbiamo reinserito, diciamo, il figurante, salutiamo il buon Webster Freddy che si è prestato a questa cosa. Vedete, questo dietro non sono foto, questo è WebODM, questa è la modellazione 3D da Structure from Motion. Cioè, io la reputo impressionante, cioè abbiamo una stanza. Ora provate a immaginare, se volete fare il vostro progetto futuro di una struttura nuova per la vostra città, ovviamente dovete avere delle misure reali e realistiche, quindi andate lì, fate le vostre misure e poi ci potete mettere dentro i personaggi. Se non sbaglio, e invece mi sbaglio, e invece no, ce l'ho qui, ve lo faccio vedere se ce la fa. Guardate, questa è la chiesa di Sant'Agostino, nuvola di punti. Questo è il modello, sempre al contrario, perché ovviamente lui crede di volare. Ok, vedete, le foto sono in alto, io ovviamente ero in basso. Però un prodotto spettacolare. Non scalato, non avevamo esigenze di scalaggio. Per poterlo inglobare all'interno di Blender abbiamo semplicemente preso questa misura da qui a qui, l'abbiamo scalato su quella misura, a noi non interessava avere una precisione centimetri. Allora entriamo nel vivo. WebODM, allora nelle dispense che vi ho lasciato, nel materiale, anzi provo un attimo
perché vi ho messo veramente tantissime cose. Allora, dentro al workshop, vedete, ci sarà Flyover Web ODM, ok? Sono tutte le fottine, se volete provare. C'è un progetto QGIS, che se lo aprite, vedete Padova, perché l'abbiamo fatto con Master G-Science and Droni. Quindi lì dentro c'è il progetto, dove vedrete i punti fissi, e poi c'è un GCP file che potete andare a convertire. In mezzo a tutte queste cose, quindi vi ho già preparato anche un bellissimo file preformattato, così se riuscite a installare WebODM vi ci divertite. Vi ho messo già un po' di output, quindi ci sono già un po' di cosette. Vi ho messo questo PDF, Flyover WebODM in a nutshell, ok? Allora, qui cosa ho fatto? Ho preso, ce l'ho qua, figuriamoci, no, non ce l'ho, scusate, guardavo nella libreria che ho vicino a me. Allora, qui ho già fatto anche l'altra volta pubblicità, sul sito di Open Drone Map, non mi ricordo dov'era, comunque l'ho trovato tranquillamente qua, potete acquistare il libro di Piero Toffanin, che io vi consiglio, vi straconsiglio, vi extraconsiglio. Perché? Perché vi chiarisce direttamente tantissime cose che non sono così scontate. Allora, andrò, mi do 20 minuti adesso, 15, vi faccio la lezione, diciamo, veloce di WebODM, in modo che qui dentro ci sia tutto. Dentro mi sa che vi ho lasciato anche il link. Allora, WebODM che cos'è? È una piattaforma, ok, che si appoggia su una API Node-ODM, la quale poi va a pescare dai vari algoritmi ODM. Se già vi state chiedendo, ma io posso fare più progetti contemporaneamente? Sì, cluster ODM. Quindi dovete anche avere un'architettura cluster ODM. Quindi se voi avete un server centrale, io l'ho fatto fare da un sistemista, bel server centrale con WebODM, con cluster ODM installato, a quel punto potete fare più progetti contemporaneamente. Ovvio che se la macchina è quella, al massimo dividere le risorse. Ok? Quindi sia la macchina che lavora in parallelo, però ricordatevi che risorse avete. Documentazione in rete, quello che vi ho scritto prima. Fate un mix un po' tra le due se volete provare ad installare. Su Windows viene installato l'ambiente Docker, ok, che funziona con la logica dei contenitori, si installa tutto per i pa, e dopodiché voi vi ritrovate nel vostro browser l'applicazione. Poi la vediamo nello specifico. Scendiamo. Documentazione su carta, eccolo qua il bellissimo link. Allora, è bellissima questa frase che vale ovviamente per tutti, cioè se ti stai chiedendo a chi è l'onere, su chi sta l'onere di scrivere la documentazione, sei tu, ok? Siete voi, o meglio, sei tu, mi piace dire. Perché? Perché l'open source è fatto così. Ogni volta che, QGIS non va, ok, è colpa tua, questo ricordatelo, ok? Quindi apri le issue, fai debug, metti a disposizione un piccolo dataset e aiuta la community. Posso fare questo, qui c'è tutti i passi per l'installazione. Su Linux andrete come i treni, se ho capito bene, per chi l'ha fatto, io non ci ho provato. Mi sono cimentato con Windows 7 e Windows 10. Per installarlo, sono riuscito a installarlo su entrambi. Il problemone gigantone è virtualizzazione della CPU. Quindi prima che facciate qualsiasi cosa, ora sparirà tutto, non vi preoccupate, Ctrl-Alt-Canc su Windows, vi andate a vedere se la virtualizzazione è abilitata, altrimenti non partite nemmeno, ok? Come si sblocca? Dentro vi dirà che ogni hardware, ogni macchina ha una storia a sé stante. Io, quando ho comprato la macchina dal sistemista, gli ho chiesto modalità super open, cioè
permettimi di distruggere la macchina, ti pago se faccio un danno, però devo essere libero di usarla. Se invece avete macchine acquistate, grande distribuzione, anche il negoziante di fiducia che chiaramente non vuole avervi al telefono ogni 3x2, perché magari vi divertite a toccare tutti i tasti e poi fate un danno infinito, ecco che, se l'ho chiuso, ecco che attenzione, dovete trattare col vostro negoziante e dirgli: ho bisogno della virtualizzazione della CPU. Bene, allora, come funziona questo benedetto structure from motion 3D, modellazione 3D, vi dicendo. Allora, passaggi molto semplici, questa è la pipeline con i testi, ve la faccio vedere con le figure, così andiamo subito al succo. Oh, allora, dataset. Se volete cimentarvi nello structure from motion, foto fatte bene, quindi un buon overlap, cioè una buona sovrapposizione orizzontale e verticale, quindi no foto così alla cavolo, quindi ci deve essere una buona sovrapposizione, ci sono software che lo fanno, ma voi sarete bravi. Io le chiamo foto a granchietto perché molte volte le faccio io da solo, cioè mi metto sopra e girello intorno all'oggetto che devo fotografare. Per lo più noi abbiamo cantieri di scavo, sono in basso oppure sono in alto, quindi cercate di dargli un ordine, una modalità. La macchina cosa fa? Focale, altezza del CCT, teorema di Pitagora, ecco il punto. Nota storica, me l'hanno passata così, se è una leggenda smentitemi, che sono ben contento di scoprire cose nuove. Come è nato lo structure from motion? Un guru di geomatica, un guru di Photoshop si sono incontrati. Il guru della geomatica aveva fatto delle analisi di diciamo distribuzione sociale all'interno di due o più città, quindi se in una città, in quel quartiere c'è l'avvocato, chi c'ha sotto? Il pizzicagnolo, un notaio, un meccanico. C'è un'altra città con questa stessa distribuzione? Ok, faceva questo tipo di analisi, cioè, si può chiamare cluster analisi, correggetemi se sbaglio, non è il mio settore. Ok? E praticamente il guru di Photoshop gli disse: ma possiamo fare la stessa cosa con i colori? Cioè al posto del mestiere gli mettiamo l'RGB? Sì, quindi lo structure from motion usa l'attributo colorimetrico RGB e trova due grumi di colori, ovviamente ne trova tipo 4.000 foto, due grumi di colori simili tra due fotografie, quindi capisce in quelle due fotografie qual è lo stesso punto di scatto e capisce le due camere, come vedete qui, cosa stavano guardando. Sgamo della nonna, foto a massima risoluzione, come dice il buon Alessandro Furieri, attenzione perché i colori che voi vedete, quella cosa che voi dite l'albero, è un trucco del vostro cervello, lì nella foto non c'è un albero, per il computer c'è un grumo di colori. Aumentare la risoluzione potrebbe semplicemente dire approssimare delle forme, quindi foto buone, ottiche buone. Io viaggio di solito con le Sony e le Zeiss, ma anche, che ne so, la Canon, o abbiamo provato la Fuji, con le sue ottiche normali van benissimo, quindi non è che bisogna diciamo cercare chissà che cosa, ma ovviamente più la lente è buona, più è nitida. Le risoluzioni estreme, o le 60.000 foto, abbiamo appena finito un lavoro, con 3.000 foto il lavoro viene peggio che con 160, ordini di grandezza giganti, quindi foto fatte bene. Bene, ognuna di quei puntini che lui trova, collimanti, questo puntino sul cubo, fanno la nuvola sparsa. Dalla nuvola sparsa si passa alla cosiddetta mappa di profondità, quindi gli si dice fin dove dentro la foto io devo andare a vedere la prospettiva, la profondità di campo, fin dove deve arrivare. A quel punto io vado a ricavare una nuvola densa, quindi tanti 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 puntini, quindi se questi qui erano due puntini della nuvola sparsa riconosciuti in automatico tra due foto, ecco che per fare la nuvola densa lui va ad aggiungere puntini nel mezzo, e se la sua mappa di profondità e rientra dentro, ecco che lui aumenta anche la profondità. Il GPS sì, aiuta sicuramente. GPS, GNSS, occhio che sono due cose diverse, ok? Detto questo, sì, nel linguaggio comune aiuta anche nel trovare i punti. Quindi lui infittisce, una volta infittito, ecco che si passa alla mesh, cioè
bellissimo Piero Toffanin che dice una cosa bellissima. Che cos'è la mesh? Unire i puntini. Quindi andare a unire i punti adiacenti con tre triangoli, il classico tin. Poi si va a creare la texture, e qui lo vedremo dopo per Blender, è importante, cioè la mesh sono tanti triangoli non colorati, va bene? Con la superficie. Ci sono dei programmi, degli algoritmi che entrano dentro e vanno a prendere da una fotografia qual è la foto migliore che sta sopra quel triangolo e gli fanno lo stampino, gli mettono quel pezzo di colore che c'è nella fotografia, qual è la foto migliore su quel triangolo, lo prendono e glielo incollano. Una volta ottenuta la texture, quindi la mesh texturizzata, come nel georeferenziatore per esempio di QGIS, si fa unisci puntini. Bisogna preparare il file, ma si vanno a collimare punto punto. Il ground control point interface di WebODM è un po', diciamo, primitivo, nel senso che vi fa fare il lavoro sporco, ma non vi permetterà di salvare. Quindi esiste la versione a pagamento, $30, $60, io non mi ricordo, ne valgono tutti la pena, perché comprate il programmino, potete collimare i vostri punti, vi salvate il lavoro da parte, altrimenti noi l'abbiamo fatto con questo. Questo era rilievo con drone con GPS già montato sopra, più rilievo ribattuto a GNSS, quindi con le costellazioni Beidou, GLONASS, quindi diciamo prendeva tante tante altre cose. E ovviamente alla fine si può ottenere il modello digitale del terreno. Una volta ottenuto, diciamo, il DSM, a quel punto, in base alla risoluzione del pixel, voi potete scegliere se estrarre l'ortofoto o 2D e mezzo, cioè una fotografia bella spiaccicata da sopra della dimensione del DSM, quindi il quadratino di DSM viene colorato con la foto, oppure estrarre la foto dalla mesh. La domanda è: qual è meglio dei due? Lo dovete scoprire voi, ci sono casi e casi, ok? Quindi ognuno ha una casistica diversa. Abbiamo riassunto tutto il procedimento di Structure from Motion. Ci rimangono 3 minuti. I settaggi. Dentro WebODM vi ritroverete o i settaggi preimpostati, tutta una serie di cose che voi potete settare come volete. Quindi, per esempio, adesso non toccare questo, Luca, non toccare neanche questo. Questo. Avete una serie di settaggi precotti, default, high resolution, fast, DSM, bla bla bla. Chiaramente prima provate quelli. Oppure potete andare a mettere le mani in settaggi custom, quindi personalizzati. Allora, per fare questo dovete avere una coscienza estrema di che cosa significano i singoli comandi. Ora ve li faccio vedere così al volo. Allora, questi sono i comandi, più o meno da quando lui parte tutto il flusso di lavoro, guardate quanti sono, ok? Ognuno ha la sua guidina, ok? Più o meno si intuisce cosa sono, ma effettivamente ci si perde. Cosa ho fatto io per voi, perché vi voglio tanto bene? Ho riassunto per sommi capi i settaggi che per me erano più importanti. Quindi nel PDF li andate a leggere quei settaggi e scoprite, per esempio, che cosa fare. Vi ho anche riassunto dal libro, però il libro compratevelo perché c'è tanta roba in più, ovviamente, e andate a capire magari perché non le cose non la fa come vi aspettate. Ok, c'è un grosso paradosso del bello e preciso, piccolo qui pro quo, quindi magari se siete abituati a programmi a pagamento non sarà proprio bello, ma sicuramente avrete tutti i modi per capire se c'è precisione. Uno degli esempi su tutti che mi piace portare, ora ve lo dico, una cosa che ci ha permesso con saluto Salvatore Pappalardo e tutti i ragazzi del team di Padova,
ci ha permesso di fare un flusso di lavoro, mi hanno coinvolto in questo articolo, siamo riusciti ad equiparare la qualità di una foto di WebODM, di un ortofoto di WebODM, a un programma proprietario. Mi ha portato via almeno 3 settimane di lavoro, di prove e controprove, e tutto era intorno, diciamo, alla depthmap, quindi riuscire ad aumentare la profondità e lavorare col texturing data term, cioè con prendere il colore del triangolino dalla miglior foto che gli stava sopra. Dopodiché, e nell'articolo che l'altro giorno era passato su Telegram, ho lasciato proprio l'articolo con dentro tutti i parametri di settaggio, ovviamente ignorare il GSD, quindi dirgli se puoi aumenta la risoluzione, e un'altra cosa è se aumentate la depth map, quindi se gli chiedete di andare più in profondità, gli aumentate l'octree, quindi il modo in cui lui divide in cuboni, sarebbe la risoluzione 3D, chiamiamola così, dell'oggetto, quindi se una foto ha 4 pixel di risoluzione, una 4, lo dividete in 4, se le aumentate, fate 16, lo dividete in 16, l'octree funziona uguale, ma sono in cubi. Più aumentano questi cubi, quindi lui più va in profondità, più ha bisogno di allocare che cosa? I dati, quindi gli dovrete aumentare la mesh size, altrimenti lui lavora per niente. Per esempio, lui di default parte, mi sembra, 300.000 triangoli. Se gli aumentate l'octree e la depth map, ecco che allora gli dovete dare 1,5 milioni, 2. Occhio poi alle risorse della macchina. Per chi ci sia avventura, tenete sempre presente questo parametro qua giù, Optimize Disk Space. Quando lui lavora, crea tutta una serie di file intermedi. E vi riempiono il computer, anche se vedete spazio disponibile 90%, lui in realtà semplicemente guarda quanto è grosso il disco, quanto sta occupando in quel dataset e basta. Non vuol dire, se voi avete già su un tera 0,99 tera occupati, a lui non interessa, quindi occhio. Optimize disk space, butta via i file intermedi. Cosa significa? Vuol dire che voi poi non potrete fare un rerun from, cioè non potete. Diego, mi stai scrivendo in privato, ce la fai a scrivere tutti così lo vedono anche gli altri. Il rerun, il restart from, non sarà possibile a quel punto, cioè dovete sempre ripartire da capo. Quindi il mio consiglio è un primo giro senza save disk space e vi andate a guardare le risorse in diretta, ok? Poi quando avete capito qual è il problema, settaggini di fila e via con un save disk. L'altra cosa che ovviamente conta tanto è quando gli dite di non fare il resize, cioè gli mettete, come dice la guida, -1, quindi le fotografie ve le prende tutte a massima risoluzione. Ok. Ground control point, poi vedete qui è finito, guardate, abbiamo già fatto tutte le lezioni di WebODM, vedete questa è la texture ricavata da WebODM riportata in Blender, questo ovviamente è l'esempietto. Quindi, ora diciamo che siamo stati bravissimi, abbiamo fatto le nostre elaborazioni con WebODM, io qui mi sono preparato la torre, ok? Quindi questo qui è la torre. Vi dedico 15 minuti a farvi vedere l'interfaccia di WebODM. Ovviamente vi rimando anche a tutto l'intervento di De Lucchi e Toffanin, dove riuscite a vedere molto bene tutti i singoli settaggi. Qui sostanzialmente cosa vedete? Vedete la dashboard, quindi potete andare a caricare un vostro progetto e dentro fare tanti task, tante missioni, e dopodiché i tutorial, per esempio qui test muro, questo era un muro, questa era una chiesa, questo era uno scavo, questo
No, non credo che si possa fargli capire che sono da terra. Allora, questo per esempio me l'ha fatto, cioè avevo un'asta che guardava verso il basso, cioè lui guarda sempre verso il basso. Magari una modifica da segnalare. Vedete, queste le ho fatte con un'asta. Allora, qui parliamo di un'asta economica per potare i rami e con una videocamera buonina, una Sony HX DSC90 ottica Zeiss, quindi con lo scatto wireless in modo da non tremare troppo, scotch americano, sono andato sul mega low cost, provo a farglielo texturizzare, non so se ce la fa, perché si sta mangiando le risorse zoom. Ecco, questo ci ha permesso di ricavare al volo una buona ortofoto, okay? Anche se non era georeferenziata, quindi questa non aveva i marker. Ovviamente cosa succede? Che nel momento in cui voi avete dei piani nel modello 3D che siete sicuri essere a livello, dipende sempre qual è il grado di errore, bla bla bla, non voglio neanche entrarci nella questione, diciamo che mi va bene sempre. Ecco che con Blender io posso andare a rototraslare e livellare. Ovviamente lui non ce la fa, ecco, eccolo. Ok? Vado in orthographic e dall'alto, guardate, diciamo che è un signor lavoro. Cioè parliamo di un impiego di attrezzatura, 400 euro la camera, la Sony è una buona camera, e poi parliamo di scotch americano 5,50 e l'asta per potare l'ho pagata 50 euro. Ecco, ci siamo portati a casa un signor rilievo, quando poi abbiamo anche usato i marker a terra. Dov'è che stanno? Ve ne faccio vedere uno, eccolo qua, cioè signor marker, cioè questo è il chiodino, questo è il capocchio di un chiodino da 4 mm, ok? Quindi signor foto, ovviamente il 2D, ovviamente il 2D è spettacolare, cioè una risoluzione per noi ottimale. Questo poi, questo blerraggio si può aumentare. Io utilizzo le sfere in plastica con croce nera, può essere una soluzione, le testerò, grazie per il consiglio. Allora, ovviamente poi si può fare il modello di superficie, di terreno, qui non l'abbiamo sviluppato. Molto bene. Allora, andiamo. No, finiamo un attimo qui. Allora, qui abbiamo l'aspetto, cioè si può aumentare, si può lavorare un attimo sul raggio della point cloud, quindi sullo scontorno, diciamo, per poter vederlo meglio o peggio. Potete cambiare lo sfondo, qualità bassa, alta. Se avete il modello scalato, ovviamente nella nuvola potete fare delle misure che non sono per nulla facili, perché poi non si capisce mai cosa si sta misurando. Vi volevo andare vicino a queste statue, però era meglio avere il modello texturizzato. Provo a caricarlo, vediamo se riesce anche qui. Passo un attimo di qua, ok. L'ambiente, come vi dicevo, potete switchare tranquillamente tra il 2D e il 3D. Vediamo un po' di roba, adesso devo tenere d'occhio anche la temperatura perché rischiamo di farlo implodere. Allora, vediamo un po'. Se comincia a perdere, non imbastiamolo di cose. Arriviamo qui, 3D model, ci siamo, vado sul 2D, questo è georeferenziato. Allora vedete, sotto c'ho la base Google, quindi la posso andare anche a cambiare, Mapnik, ok, eccolo qua. Chiaramente la magia, secondo me, che hanno fatto, che è fantastica, è questa. Se io qui ho dei tratturi, per esempio, che voglio andare ad aggiungere perché poi qui voglio progettare il mio capanno, voglio avere... Faccio per esempio turismo, faccio strade, faccio viabilità su parco. Ora vediamo se non faccio figuracce. Questo
Allora quest'altro, non mi ricordo qual è, no, era quell'altro. Chiaramente non ce l'ha, eccolo. Vedete, siamo dentro OpenStreetMap, con tutti i problemi di connessione, annessi e connessi, ma volendo posso già andare a digitalizzare. Quindi, volo con un voletto, con un drone, o se avete la pazienza con l'asta, poi ve lo georeferenziate, anche con una stazione totale, con punti fissi, insomma, riuscite a portarvi a casa un rilievo già da andare a inserire all'interno di OpenStreetMap, che ovviamente poi vi trovate dentro QGIS e dentro tutti i prodotti che potete estrarre con QGIS. Quindi drone, WebODM e OpenStreetMap QGIS. Quindi un flusso di lavoro secondo me spaventoso. Stiamo ottenendo degli strumenti incredibili, quindi anche dei ragazzi che iniziano adesso a vogliono mettere su un'azienda, è bene che sappiano queste potenzialità, perché potrebbero inventarsi veramente un lavoro ipertrasversale. Ok, 40. Allora, come si scarica la roba? Allora, quando voi riuscirete a installare tutto, praticamente basta dare un click e potete scaricare o l'ortofoto o il modello del terreno, la Point Cloud, come ci ha fatto vedere, non riuscirò mai a dirlo, il video di YouTube di Carlson, giusto? Questo qui lo potete usare poi ripulendolo al minimo con Cloud Compare, ve lo porterete direttamente in QGIS, quindi avrete la nuvola di WebODM fatta con la vostra asta low cost o col drone direttamente dentro QGIS, quindi potenza di fuoco massima, oppure il modello texturizzato, Blender, lo andiamo poi a vedere. Unico problema che abbiamo in questo momento è che lui manda fuori un modello, una mesh texturizzata 3D, georeferenziata, ma Blender non è ancora in grado di gestire questa cosa. Ok, e poi vediamo, vi spiegherò anche il perché. Magari sarebbe un suggerimento da dare a Dominique e soprattutto un buon motivo per finanziare anche il suo progetto eccezionale. Sono perso. Ok, WebODM ha una serie di sue caratteristiche minime, tipo potete creare. Ci provo sul DTM, posso andarmi a creare così campus sarebbe, usiamo il 3004, potete creare delle curve di livello, provo a lanciarle ma non ho idea di che cosa succeda, perché ovviamente sto gravando sempre di più sulla mia macchina che per ora regge. Ok, comunque lui può generare le curve di livello, export, formato per esempio GeoPack, GeoShape, quello che volete, e eccole qua. Ok, quindi a questo punto noi siamo già in grado di andare su QGIS con le nostre curve di livello. Un prodotto in crescita veramente vertiginosa. Non vi dirò poi che poi si può andare anche su Cesium, quindi vi potete prendere un APK e quindi piano piano i vostri modelli possono finire anche sulla sfera di Cesium. Non ci ho giocato tanto, lo confesso, non ci ho giocato più di tanto, però anche qui prodotto interessante. 43, iniziamo a vedere come si importano i dati da WebODM a QGIS. Ok, allora inizia a chiudere un po' di cose. Allora, fino a qui abbiamo qualche domandina, c'è qualche curiosità. Se volete già potete fare qualche domanda in chat, se volete, mentre io intanto prendo il buon QGIS. Ok. Ok, è lui, perfetto. Allora,
Pausa caffè? Per noi va bene, eh? Facciamo pausa caffè? Ci rivediamo alle 16? Mamma mia, come corre il tempo. Troppo bello stare con la GeForce. Qualcuno parli. Pausa? Vai Luca, pausiamo. Partiti. Allora, riprendiamo da dove avevamo interrotto. Dunque, diciamo, saltiamo un attimo a pie pari, facciamo finta che siamo stati bravissimi e, scusate, interrompo un attimo il rilancio, non avrei sbagliato lo schermo. Diciamo che siamo stati bravissimi a scaricare la nostra torre e a ripulirla. Ora l'obiettivo è quello di arrivare più o meno a questa cosa qui, quindi riuscire a sfruttare il modello 3D, i volumi di OpenStreetMap, l'ortofoto, tutto all'interno di Blender, preparandoci i dati su QGIS. Allora, io ho già preparato un progetto che, come noterà Stefano, erano quelli che avevo già distribuito per Torino, quindi abbiamo ripreso quelli di Torino. Allora, il progetto è sciocco e altamente banale, nel senso che ho messo dentro il rilievo, quindi abbiamo fatto finta di aver fatto un rilievo sul campo in modo da avere il basamento, sul quale noi dobbiamo andare a scalare la nostra torre, quindi nel 3D ci servirà da riferimento per lo scalaggio. Dopodiché abbiamo il modello texturizzato, che è la mesh da importare dentro da WebODM, importarla dentro a dentro Blender. Io qui vi ho già dato un modello della torre ripulito, se voi poi vi volete cimentare perché volete diventare anche dei modellatori, lì c'è anche la torre sporca con tutti i triangoli che non servono. Allora, quindi cosa succede? Io ho impostato, allora questo è quello per tutti, cioè ho impostato un progetto di QGIS in EPSG 3857, quindi parliamo del web Mercator, quindi abbiamo un sistema di riferimento geografico, ok, non è proiettato, abbiamo fatto un rilievo, diciamo, abbiamo importato dentro un rilievo sempre in 3857, quindi stiamo lavorando in 3857, lo abbiamo, tra virgolette, verificato con il nostro OpenStreetMap, quindi che siamo nella zona in cui vogliamo essere, che è corretta la dimensione, il luogo. Se aveste fatto un rilievo, per esempio, a GNSS, qui avreste avuto dei punti che vi mandavano poi alla posizione della torre, e vi ho dato un po' di istruzioni, così anche a casa potrete riprovare a farlo. Allora, individuo la zona rilevata con lo Stack to Flow Motion, quindi noi abbiamo rilevato questo qua. Estrarre il poligono di host per avere dei riferimenti metrici, anche ridisegnandoli su uno shape che abbia medesimo EPSG del progetto. Ovviamente potete usare anche un rilievo, quindi è il rilievo il vostro, quindi eravate qui con una stazione totale, avete battuto i punti, dentro OpenStreetMap c'era già
il volume della torre che è stata rilevata con lo structure from motion, ve lo andate ad agganciare, ve lo andate a posizionare. Ripeto, non facciamo ora una questione di preciso, non preciso, accurato, non è questo che ci interessa, però noi andiamo a riconoscere il volume, lo andiamo a piazzare, oppure andiamo a ricostruire il perimetro, perché magari col nostro ricevitore GNSS abbiamo battuto i punti e via dicendo. Quindi un EPSG per il progetto, medesimo EPSG per il nostro shape o geopackage, quello che volete, segnarsi bene l'EPSG del progetto e aprire Blender. Quindi, ovviamente cosa succede? Che se io qui avessi semplicemente scontornato il mio, la mia geometria OpenStreetMap, la dovevo andare a salvare, quindi layer, che ne so, crea vettore, ops, layer, crea vettore, crea un nuovo layer temporaneo, quindi la mia torre, faccio un poligono, oppure posso fare anche dei punti, questo è totalmente indifferente, mi prendo lo stesso sistema di riferimento, ok, questo magari non mi interessa, adesso non devo fare chissà che cosa, ok, quindi avrei il mio poligonino, questo lo spengo, banalmente per chi non ha mai visto QGIS, magari ci può essere qualcuno di Blender che ci segue, quindi mi prendo il mio riferimento metrico, ok, ripeto, se l'avessimo fatto col GNSS sarebbe meglio. Dopodiché tastino del nostro dove lo mettiamo qua, il mio rilievo, mi copio anche il coso, ok, muy bien, vedete, sparisce il cippino, mi dice dove sta, all'interno di cosa sta, e a questo punto io posso andarmene a lavorare in Blender. Ovviamente, esempio sciocco, banalissimo, dopo vi faccio vedere dov'è il bello. Ovviamente, se siete dentro QGIS, potete sfruttare OSM Downloader, quindi se, a patto ovviamente che ci sia il da OSM, a patto che vi sia il poligono che a voi interessa, quindi lo potete scaricare direttamente da OpenStreetMap. Ora qui non so che cavolo c'è il poligono, eccolo qua, ok, questo lo chiudiamo, via. Ok, vedete, questo è il poligonino direttamente scaricato. Perché è importante avere un poligono, vi chiederete, cioè non potete andare in Blender direttamente lì. Oh, iniziamo ad avvicinarci al nocciolino della questione, il grande problema di fare un vero GIS 3D. Questa è una problematica che viene studiata a livello scientifico, non mi addentrerò, non ho le competenze per discuterne in maniera approfondita, vi do i sommi capi di quello che ho compreso io, diciamo, cioè se c'è un problema di rototraslazioni, di adattamenti, di riproiezioni, di misure in un GIS 2D, figuriamoci quando subentra la questione 3D, ok? Quindi aumentano esponenzialmente le problematiche di trasformazione. Non dimentichiamoci poi di che cosa, che lavoro in un sistema di riferimento che lavora con 9 cifre, 1.900.999, quindi incominciamo ad avere delle coordinate giganti, per il computer sono numeri da gestire. Se incominciamo a muovere il nostro modello, iniziare a portare dentro materiale che deve essere riproiettato al volo, ecco che la faccenda si complica a livello esponenziale. Tant'è vero che i sistemi, diciamo, anche di gioco, si cerca sempre fare un retopology, cioè di semplificare il modello. Se andate a vedere i BIM, l'altro giorno discutevamo con una ditta di Ravenna, e loro hanno preso il loro modello da
mi sembra, 1,5 giga, 2 giga di una rocca, sono stati costretti per forza a retopologizzare tutto, quindi a semplificare il modello, perché altrimenti quando finiva dentro, dentro al GIS, dentro al BIM, era un macello, cioè non si riesce più a gestire. Cioè ancora abbiamo delle macchine che non sono performanti da questo punto di vista. Quindi Blender cosa fa? O meglio, Blender GIS prenderà il vostro shape, o comunque sia il vostro TIFF già riferito, andrà ad abbattere le cose, le coordinate, quindi creerà una sua origine zero, quindi ve la mette lì, se la memorizza da una parte, e quando voi andate a riesportare, lui gli aggiunge le cifre che mancano, riportandosele, riportandovi verso QGIS. Quindi, vediamo ora cosa succede. Quindi noi adesso abbiamo preso il nostro poligono di OpenStreetMap, di un elemento di cui noi abbiamo fatto lo Structure from Motion con WebDM, okay. Andiamo a prendere Blender e dobbiamo riuscire ad ottenere questa cosa qua. Aiuto, sono dentro la camera. Ok. Quindi, new. Ovviamente voi adesso siete a digiuno di Blender, magari. Quindi è bene prendere un attimo confidenza con il software e con la questione delle GDAL. Allora, innanzitutto, se installate Blender, non iniziate a toccare ogni tasto, perché rischiate veramente di impazzire. Esiste Blender Italia, un po' come QGIS Italia, un'associazione come la GFOS che supporta dei corsi, quindi fanno delle cose strepitose anche su YouTube. Ovviamente tutti noi siamo partiti dal donut, cioè dal fare una ciambellina messa fuori da Blender Guru. Quindi se voi su YouTube cercate Blender Guru, io ho anche comprato degli add-on da Andrew Price, ci sono ovviamente anche in Italia delle persone eccezionali, anche magari più brave, però io mi sono affezionato e adesso tramite Blender Italia, Blender Help Italia, sto ricevendo degli aiuti preziosissimi per fare questi giochi un po' a metà tra la modellazione 3D pura e il GIS. Quindi vi esorto su Facebook e poi anche sul web a cercare Blender Italia e iscrivervi all'associazione. Allora, come è fatta l'interfaccia di Blender? Allora, posto che io non mi reputo un professionista, uno specialista, un conoscitore approfondito di Blender, lo conosco lo 0,1%, vi faccio vedere, diciamo, le cose che uso io, ok, per riuscire a capire cosa bisogna fare. Prima di tutto, come potete vedere, qui abbiamo vari pannelli non staccabili, ok, ma che al massimo voi potrete andare a fondere tra di loro, ok? Poi dopo c'è Blender è il re della shortcut e io ne conosco la metà della metà della metà. Ognuno di questi pannellini può diventare tranquillamente l'un l'altro, cioè ogni singola zona può, diciamo, supplire a qualsiasi ambiente di lavoro. Quindi attenzione, se venite da altri software, questo primo impatto, questa prima cosa non è così scontata. Diciamo che a noi adesso quello che serve è l'area di lavoro principale, quindi abbiamo una viewport 3D, ok, che è il nostro ambiente di lavoro 3D. Poi vi dirò anche i comandi che sto schiacciando. Anzi, se c'è qualcuno che mi sa dire cosa attivare per far vedere che comandi sto schiacciando, perché non l'ho mai approfondito. L'altra cosa che dovete avere è l'outliner, quindi diciamo che è un po' come i layer, qui abbiamo invece delle mesh, abbiamo degli oggetti raggruppabili, qui si chiamano collection, poi potete fare collezioni di collezioni, via dicendo. Poi potete avere una, dividiamo in due, una property windows, properties, ok,
E questa, diciamo che è un po' particolare, perché? Perché sostanzialmente, scusi, li rifondo così, perché è un po' particolare? Perché in realtà non si riferisce solo all'oggetto, ma racchiude in sé, questo se qualcuno viene da QGIS lo ha visto per esempio anche nell'Atlante, potrei dire, nell'Atlante, nel compositore di stampa, dove ci sono dei tab, quindi delle tabelline che richiamano le impostazioni generali e altre che invece richiamano le impostazioni particolari dell'oggetto. Quindi da qui in giù, diciamo, stiamo ragionando con l'oggetto, ok? Da qui in su siamo nei generali, ok? Quindi vedete che qua cambiano queste parti qui. Se io vado qua, guardate, light, camera, cube, ok? Mentre invece se qui cambio non cambia niente, perché queste sono impostazioni generali da qua in alto. Ora i puristi di Blender probabilmente magari inorridiranno. Qua sotto abbiamo la timeline, ok, la barra del tempo se voi volete fare un video, ma la cosa bella che vi faccio vedere è questa, ed è qui che noi ci dobbiamo emozionare tantissimo, vedete come vivo male. Python Interactive Console 3.7, Python, QGIS e Blender ora parlano Python 3. Quindi questo cosa sta a significare? Esempione nel mio caso, io sviluppo il plugin per QGIS PyArchKnit e ho tutte, se sono stato bravo, ho le mie interfacce fatte con le Qt, quindi con Qt Designer ho fatto le mie interfacce grafiche. Allora, questo è il mio plugin, ok? Allora, questo è fatto con Qt. Ma la parte sotto, cioè il fatto che io qui posso fare nuovo record, viva QGIS, salva, ok? Quindi queste routine che stanno girando sono dei moduli, il modulo main dell'interfaccia è legato alle chiamate QGIS, quindi vivrà solo lì dentro. Ma tutti quei salva, controlla l'integrità del numero, sono Python schietto, al quale non interessa su quale software poi io vado a lavorare alla fine. Ora, se intuite bene, basterà capire come creare un'interfaccia come questa, ok? Con, tanto alla fine gli elementi GUI sono sempre quelli, label, text, combo box, ok? Alla fine siamo sempre lì che giriamo, non è che c'è tanto da fare, ok? Non mi ricordo come si chiama, comunque un valore che può andare su e giù con la freccetta, uno spinner, ok? Quindi una volta che io capisco come disegnare l'interfaccia per Blender, quali sono le classi main che deve chiamare Blender per riempire il campo, svuotare il campo, accalappiarlo, eh? Tutte le, credo che ormai siamo a 60.000 righe di codice di PyArchKnit per dialogare con Postgres, controllare l'integrità del dato, dialogare con Spatialite, sono tutte riutilizzabili. Quindi paradossalmente se io faccio col mio plugin una ricerca, dammi tutti i siti che sono castelli e vado a importare in Blender GIS tutti i siti castelli, quando io aggiungo da Blender dei dati a quel castello, perché leggendo il 3D c'è un'idea nuova, perché traguardo, perché non so per cosa, io riuscirei già a mandare i dati dentro Blender. Scusate, dentro Postgres. Quindi da QGIS mando in Postgres, da QGIS mando a Blender, Blender legge Postgres. Ok? Quindi si riesce a creare un accordo di lavoro molto potente e unica. Metteteci poi in mezzo che WebODM inizia a mandare i dati imply, in mesh, tutte leggibili da QGIS e da Blender, ecco che vi si aprono degli scenari furenti. E ripeto, non è detto che lo dobbiate fare voi. Noi per esempio abbiamo lavorato con Salvatore La Rosa, che ha sviluppato la parte di PyArchKnit che noi non eravamo in grado. Quindi non è detto che siamo noi a dover scrivere il codice. Un'altra parte me l'ha fatto uno sviluppatore, si chiama Giulio Leone, ha fatto uno stage in azienda, ma ha creato il pezzo nuovo.
Poi le altre cose le fa Enzo Coca, che è mio socio, e in parte io, però è tutto riutilizzabile. Quindi stiamo andando, questi tre ambienti che vi porto in questo webinar sono di un ecosistema che inizia a essere unico. Poi magari alla fine vi dirò cos'è, hashtag MIC, però andiamo con ordine. Dunque, abbiamo detto viewport, outliner, dove arrivano tutti gli elementi, properties, generali, quindi qual è il motore di rendering, se deve sfruttare la CPU o la GPU, dopo ho scontato che sappiate cos'è la GPU e la CPU, le luci come devono essere fatte, il cielo come deve essere fatto, e stop qua sotto, console Python, adesso la possiamo ignorare. Oh. Blender GIS, prendiamo un attimo Blender GIS e soffermiamoci un attimo, Blender GIS. Soffermiamoci un attimo su questa installazione ostica delle GDAL, ok? Vi lascio una postilla qui nel video, ho provato ieri a fare un video, se lo faccio vedere impazzite perché ho schiacciato bottoni per 2 ore. Allora, prima cosa, nel sito abbiamo il wiki. Quindi nel sito di Blender GIS ve l'ho già distribuito, abbiamo installation instruction, ok? E vedrete che dice a un certo punto, attenzione, avete bisogno di installare le GDAL. Ora vi faccio vedere Windows, su Linux dovrebbe essere meno traumatico il problema. Su Windows c'è un piccolo problemino di path, io dovrei averlo già sciolto. Allora, prima cosa, questa è una cosa che dovreste già sapere se usate QGIS. Per poter installare i moduli si usa un modulo, un'applicazione che si chiama pip, Python install package, ok? Pip install è il nome del modulino, ok? Ora, qual è il problema? Allora, intanto qui abbiamo la vecchia chiamata di Blender, vedete Blender install folder 2.7, quindi già attenzione, no, abbiamo detto che c'è il 3, quindi andiamo un attimo a vedere da vicino com'è la cartellina di Blender. C, programmi, Blender Foundation, perché altrimenti quest'altro è quello sullo .exe, Blender 2.9.2, Blender 2.9.2, Python, lib, site packages, ok? Quindi qui è dove voi dovrete andare ad installare. Mac, alzo le mani. Mac, mi dispiace, ma io dopo Catalina ho rinunciato. Mi dispiace, ma si diventa matti. Sarò io che non so fare, ma veramente, anche QGIS ha dei problemi. Allora, Mac immagino che si vada al terminale, ipotizzo, spero. Allora, site packages, quindi occhio, questa struttura per tutti, quindi da Python in poi, questa è uguale per tutti, questa ve lo do per certo. Ok? Allora, come fate ad installarlo qui? Dovete prendere il VHL corrispondente, vedete, GDAL 3.23CP7 VHMD64. Cosa vuol dire? Che dovete usare il pacchettino Python 3.7, se avete il 3.7, per processore 64-bit, ovviamente dentro al programma di Blender installato a 64-bit. Ora abbiamo sta cavolo di forchetta, 64, 32, impazziamo tutti. Ok. Qui sul loro sito ve l'hanno già scritto, ok? Dovete prenderli qua, ok? Quindi, se abbiamo detto che abbiamo il Python 377, da qua noi dobbiamo andare a scaricare, guardiamo l'esempietto loro,
GDAL 224, CP35, CP35M, WIN, la la la. Quindi, GDAL, CP39, no, CP37, CP37 WIN, AMD 64. Quindi nel mio caso era questo da scaricare. Una volta che l'ho scaricato nei download, non è detto che ve lo faccia salvare direttamente per una questione di permessi, una volta che l'avete messo nella vostra cartellina Site Packages e c'è scritto qua, ok, lui a un certo punto vi dice: to do this in the file explorer, right click while maintaining shift K and choose open command window here. Cioè, se voi volete lanciare una PowerShell qui, tenete spinto shift, ok, e lui vi dice: apri finestra PowerShell qui. Il problema è che siete fregati. Perché? Perché dovete dirgli di usare il Python di Blender. Perché Blender impacchetta, cioè quando esce fuori non, è un po' anche come OSGeo, no? C'è il suo Python lì, non potete usare il Python installato sulla macchina. Con Linux e il Mac sì, con Windows no. Quindi dovete dirgli di andare qui, ma se volete fargli puntare col Python questo qui, quindi se la riga di comando deve essere... Non me l'ha copiato. Vi faccio vedere diversi step di comunicazione che qui abbiamo. Chi ha il microfono acceso? Ok. Quindi se io metto questo slash python.exe, ok, succede questo. Praticamente lui dice: guarda che io questa cosa qua non la conosco. Perché? Perché C program si blocca lì. Allora, ho già fatto io la ricerca per voi, perché non sono un genio dell'informatica, quindi schiacciando tutti i bottoni della terra, quindi mi scuserò con chi lo sa già fare, dentro la cartellina che vi ho dato, ERP for Blender GIS, stringhe per codice, ok, ve le ho già formattate, cioè quando c'è uno spazio e volete puntare a quella cartella dovete mettere, vedete, gli apostrofini. Quindi a questo punto sta cosa qua, figuriamoci se me la prendeva, copia, ecco, non ho capito cosa sta facendo, va bene, comunque vi assicuro che è questa, non ho capito perché non la copia, col tasto destro semplicemente, ok. Devo prendere anche Python Exe. Niente, non me lo vuol fare. Ve lo riscriverete a mano. Se lo riscrivete a mano, questo funziona. Ok? E anche qua l'ho già formattato. Ovviamente, attenzione, perché cosa succede? Qua in fondo io avevo già messo dentro Site Package. No, non credo che basti. Fa casotto. Comunque provate. Io ieri sono diventato matto. Ok? Allora, ve le ho già formattate e questo qua io me l'ero già messo nei lib. Ok? Quindi dentro C programmi Blender Foundation 292 Python lib set packages, vedete, me li sono copiati qua, quindi quelle stringhe che vi ho dato, provate magari con l'apice in fondo all'inizio. Ieri mi sembra di aver provato, ma mi ha dato problemi, lo vedevo semplicemente come una stringa, era come un comando, però ripeto, alzo le mani, non sono un esperto dalla tastiera, però è confortante, se ci sono riuscito io ci riuscite anche voi. Quindi una volta che voi avete installato, quindi che lui ha girato ed è riuscito a installare le GDAL, basta che qua per controllare, e ci sta scritto qua, cioè dovete alla fine, poi ve lo seguite tutto ovviamente,
dovete andare a cambiare questa variabile di sistema, ok? Occhio, perché per esempio io avevo già Postgres, cioè GDAL era già, questa variabile era già occupata da Postgres, quindi occhio non fare danni, io l'ho lasciata di Postgres, praticamente Blender si sta mangiando le GDAL di Postgres. Dovete fare from osgeo import GDAL, quindi from osgeo import GDAL, questo dovete imparare a farlo anche per esempio per QGIS. Quindi se avete fatto bene, ora andiamo giù così, si alza un po', vedete, questo non ha dato errore, perfetto. Questa cosa, ripeto, è bene che la impariate a fare anche dentro QGIS, quando un plugin lo installate e non funziona, plugin console di Python, dovete import gigino, ovviamente non esisterà, errore, import report lab, questa c'è, io me lo sono installato e quindi c'è. Ok, quindi se siete riusciti durante il vostro lavoro a installare le GDAL, potete fare le riproiezioni al volo, altrimenti continuiamo l'esempio che vi ho proposto. Allora, guardiamo i tre concetti base della, non dico della modellazione che sarebbe troppo, però della gestione di una mesh. Allora, qui abbiamo già il cubino di Blender. Allora, rotella del mouse in avanti, rotella del mouse indietro, si zooma. Tenendo premuta la rotella del mouse, ruota la scena. Sopra, sotto, dove volete. Tenendo premuta la rotella e lo shift, fate il pan, ok? Potete muovere come pan. Tenendo premuta la rotella e andando avanti e indietro col mouse, col control premuto, si fa questo gioco qui, che poi è questo, con la rotella avanti e indietro. Ok? Quindi pan, rotella premuta, rotella avanti, rotella indietro. Mi voglio spostare, shift, rotella spinta, destra e sinistra. Ok? Poi ci potete provare anche col vostro... Adesso uso il trackpad. Vedete, adesso qui, tasto centrale... Sto muovendo il trackpad, tengo spinto lo shift. Ok, dovete, dipende cosa avete a disposizione. Dovete prenderci confidenza. Poi, per il nostro scopo, dobbiamo imparare tre comandi essenziali. Rota, trasla e scala. Prendo il cubino, tasto sinistro del mouse, ruota, rotate, R. Spingo R e lui ruota bello libero. Ok, CTRL Z, ruota sulla X, RX, RY, ruota sulla Z, RX, ruota sulla Z, l'ho detto due volte, scusate, quindi a seconda RZ, RX, RY, voi vincolate la rotazione dell'oggetto su quell'asse, altrimenti è libera. Ok, spostare, grab, non è T, grab, grabbare, grabbo libero, grabbo sulla X, grabbo sulla Y, grabbo sulla Z. Scalo, stessa cosa. S libero, S libero, SX, SZ, SY. Ok, questo proprio siamo nei rudimenti super base di Blender. Pivot. Cioè posso scegliere un punto, questo un giorno spero che arrivi anche in QGIS, shift A, aggiungo un cubetto, lui aggiunge i cubetti dove? Dove c'è questa cosa che si chiama cursore 3D, ci tornerà utile tra un po'. Allora, diciamo che voglio ruotare in base al punto centrale. Posso spingere o il punto della tastiera oppure da qua c'è scritto individual origin. Vedete qua in alto? Individual origin. Ruota X, ruota Z, non ce la posso fare. Ruota X, vedete che usa quello come centro. Altrimenti, per esempio, tab, vado in modifica la mesh, si chiama edit, un po' come il modifica in QGIS, solo che al posto di 2D siamo in 3D. Quindi si spinge la tab oppure da object mode, edit mode, vedete si attivano i vertici, posso prendere
vertici, linea, edge, oppure gli spigoli, oppure le facce. Quindi da qui clicco, grab G e lo muovo. Grab X sulla X, grab Y, ok? Grab Z, vedete, poi i comandi sono quelli lì. Ok? Quindi questi sono proprio i super rudimenti del... Posso cambiare pivot, per esempio, se io vado in edit, prendo il punto, metto, seleziono quel puntino lì, shift S, cursor to selected, ok, quindi incomincio a portare il cursore qui, tab, quindi ho vincolato il cursore a quello spigolo, e gli dico pivot point, punto di rotazione, 3D cursor, ruota Z, ecco che allora mi muovo su quella lì. La combinazione di tutte queste trasformazioni, chiaramente, con mille altre combinazioni, vi lascio immaginare, ci servono adesso per ruotare, scalare e, diciamo, portare lì il nostro oggetto sputato fuori da WebODM, sì, georeferenziato, ma che QGIS non riesce a riconoscerci, ma che Blender non riesce a riconoscere, per il quale noi ci appoggeremo al poligono estratto da QGIS. Quindi andiamo ad installare prima di tutto Blender GIS base. Quindi, se già avete scaricato tutto, avete Blender e avete Blender GIS, la DOM zip, potete già farlo, altrimenti lo fate quando andate a scaricare la roba. Allora, cursore 3D, lo riporto a 0. Allora, edit, preferences, add-ons, idem, come l'ambiente QGIS, ci sono quelli di test, quelli della community, gli ufficiali. Io ce l'ho già installato, ma basta fare install. Ci si va a pescare lo zip, io l'ho messo qui, ok, oppure voi lo scaricate da, spero che sappiate tutti da GitHub scaricare Blender GIS, da GitHub, code, download zip, liscio. Installa add-on. Una volta installato, vi si presenta in questo modo qua. Ok? Una volta che voi avete questo, avrete la cache vuota, cioè voi dovete dire dovete scegliere una cartella per Blender GIS dove mandare le tile man mano che lui scarica da OpenStreetMap, da Google e via dicendo. Poi questa cosa qua fa un po' da diciamo selettore delle PSG per tutto il progetto. Quindi voi dovete immaginare Blender, la viewport, come il progetto di QGIS. Gli andiamo a dire quale PSG andremo ad utilizzare. Qua in basso, qua, dovreste avere una zigrinatura. Altre volte è qua a destra, c'è proprio una linguettina verso l'alto. Ok? E nelle preferenze dovreste vedere autosave spuntato. Vuol dire che quando noi andiamo a scegliere le PSG, lui ce lo salva. Allora, qui dovremmo iniziare a trovarci un po' a casa. Spatial Reference System. Web Mercator, siccome il salvar è già attivo, lui l'ha salvato. Quindi adesso stiamo lavorando in Web Mercator. Stop. Chiudo. Me ne ritorno qua su Blender. Blender GIS appare qua, in questa tab, nel momento in cui voi state in Object Mode. Ok? Ok, se vado in edit vi sparisce, quindi occhio, se schiacciate tab che poi appare e scompare. Quindi nella viewport dove c'è GIS, import, shape, vado a prendere il mio shapeino preparato preventivamente qua. Ok? Allora, attenzione perché adesso appaiono delle finestre e tocca stare un attimo lì con la testa. Import,
Allora, qui ora a noi basta geometry, non abbiamo field, non abbiamo nient'altro da aggiungere. Potete dargli un'estrusione, cioè se quello avesse avuto un valore di estrusione glielo potevate dare. Se avete più oggetti potete separarli sul nome di un campo spaventoso, cioè avete estratto tutti i tombini, potete dire quanto sono profondi, esempio sbagliato. Avete estratto tutti i pali, quanto sono alti, gli alberi, quanto sono alti. Potete dire qual è il CRS di riferimento, Web Mercator, ok. Eccoci qua. Allora, come vedete, si è sovrapposto col cubetto, ma noi sappiamo che il cubetto sta in 000. Ok, ma lui ce l'ha portato lì. Benissimo. Col tastierino numerico si può andare 7, si va in top, visione dall'alto, col 5 si switcha tra perspective e ortografico, cioè ortografico o in prospettiva. Si fa anche con questo strumento qua. Vedete? Ortografico, prospettiva, ortografico, prospettiva. Bene. A questo punto noi possiamo dire import OpenStreetMap. No, ho sbagliato, scusate. Import web base map. Quindi prendiamo una mappa base. Mi allontano un cincinino. Import base map. Allora, prendiamo Google. Satellite Web Mercator, center su existing object, quindi lui centra. Vedete, questa sarebbue la scena, quella che in QGIS lo possiamo chiamare la nostra, il nostro progetto. Se non avete installato GDAL, dovete avere tutto già allineato con lo stesso IPSG, quindi ok. Vedete qua in alto download, ecco che sta arrivando i dati. De zoom a ridownload, eccoci, ok? C'è un lieve scostamento tra Google e il poligonino di OSM, ok? Volendo lo posso aggiornare. Da qui voi vi spostate solo in 2D, ok? Quindi con ESC tornate in 3D, vedete, vi ha estratto la mappozzina, quindi lui ha estratto quel pezzetto che avevate. Lo tolgo adesso, sta qua, vedete, nell'outliner, via. Riprovo con OpenStreetMap 7.5 GIS BaseMap OSM Mapnik, cioè Web Mercator. Non ho mai approfondito, per esempio, come inserire altri tipi di mappe, sicuramente si potrà fare. Center to existing object, ok. Download, ecco, arriva e zoom. In teoria questi dovrebbero essere allineati. Perfetto, ok, meraviglioso. Abbiamo la nostra bellissima base OpenStreetMap. ESC, track, ecco che me l'ha ritagliata, va bene? Ora proviamo a portarci dentro il nostro modello 3D. E qui bisogna un attimo concentrarsi. File, import, wavefront obj, su due schermi arrivo, workshop, torrione obj. Qui lasciamo perdere, tanto non dovrebbe essere traslato bene, in teoria dovrebbe essere X avanti e up la Z, vediamo un po', ma non è quello che ci preoccupa. Import. Ora attenzione, adesso lui importa una mesh totalmente fuori scala e qui inizierà un po' a lavorare. Ok, adesso dobbiamo avere un attimo di pazienza, io non posso toccare il mouse. Quando lui ovviamente importa le cose bisogna lasciargli il tempo di lavorare. Quindi lui adesso importa il torrione. Vedete che il torrione non è proprio dove lo volevamo, ok? Vi faccio un esempio un po' più estremo. Diciamo che ve l'ha sparato qua, ok? Noi non riuscite a vederlo, sta laggiù, ok? Come facciamo per portarlo dove vogliamo? Allora, prima di tutto selezioniamo qua il torrione.
Poi Shift, tasto destro, mi porto il 3D cursor qui e gli dico Object, Set Origin, Origin to 3D cursor. Vedete che è arrivato un puntino giallo? A questo punto, Object, Set Origin, Geometry to Origin. Ecco che è arrivato il mio bel torione. Ok? 7, 5, sono in orthographic. Ora usiamo, sfruttiamo quello che dicevamo prima. Per esempio, pivot point, va bene, 3D cursor, perché adesso coincide con l'origine. Rotate, R, Z, quindi me lo ruoto sulla Z e vado a cercare di collimarlo il più possibile. Ora, se io mi metto qui col 3D cursor, grab, me lo porto qua, quindi lo faccio coincidere lì, possiamo fare il gioco, si diceva prima, allora, mi porto qui il cursore 3D, cerco di collimare, ci rimetto il cursore, shift, ruoto sempre sul cursore, RZ, cerco di allinearmi il più possibile, ok, a questo punto scalo, va bene? E lo vado a far collimare, quindi cerco di collimare il più possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che io prima dovrei avere ovviamente dei marker di riferimento perché dovrei sapere quel disegno in che punto della torre è stato, da che punto della torre è stato preso, perché se hanno disegnato per esempio da Bing avranno sfruttato probabilmente la parte alta, quindi gli aggetti del torione, e poi io so per certo che in realtà il torione va in dentro, quindi non è così, ci sono degli alberi, quindi lo posso andare ad aggiustare un po' meglio, ok? Però adesso noi abbiamo posizionato, ripeto, il nostro torrione sul nostro rilievo, sempre a beneficio anche di chi è arrivato adesso, non stiamo parlando di precisione esattezza, stiamo facendo vedere la procedura, poi tutto si raffina semplicemente avendo più punti di controllo. Da questo tasto qua in alto a destra, mi sono spostato in alto sulla destra, viewport shading, ecco il nostro torrione texturizzato. Quindi abbiamo già la nostra texture. Vogliamo vederlo nel contesto, quindi vogliamo riuscire a vedere come è fatto. Il contesto intorno, dezoom e dico, tengo selezionato lui, GIS, web, get osm. Questo cerchiamo di prenderne meno, building, elevation from object, no, lasciamo perdere adesso, building extrusion, quindi diamo un'estrusione, non li separiamo e diamo ok. E lasciamo lavorare. Dove sono finiti? Non è riuscito a tirarli giù. Riproviamo. Ho preso solo lui. Allora, vediamo se riusciamo. La rete regge. Non vorrei che mi butti giù la connessione. Allora. Avevo preso quelle parti sopra, eccolo qua, ok? Quindi questo lo possiamo togliere, non ci serve, non ho separato gli oggetti, ok? Quindi tab B canch vertex B, questo è un altro tab B, seleziono canch vertex, eccoci qua. Ora, siccome abbiamo una camera qua dentro, vedete questa qui è una telecamerina, 7, mi metto qui dall'alto, grab X, grab GY, anzi grab X sull'asse della camera, 0, ok. A questo punto vedete qua c'è camera to view, questo è un pannello che si apre e si chiude con la N, camera view. Quindi quando io muovo la camera riesco
ad andare a centrare l'oggetto. Vedete che là in fondo non vedo tutto? No panic, qui abbiamo camera, possiamo cambiare il clip, tagliami da 0,1, cioè da 10 centimetri, vedimi in profondità fino a un chilometro, ok? Posso cambiare, se siete degli appassionati di fotografia, la focale, posso spostarmi, ruoto sulla X, oppala, posso cambiare la rotazione, posso duplicare il pannello, staccare la camera e quindi cosa fare? Prendere, seleziono la camera, premo il tasto 1, dove cavolo è andata, non la trovo più. Clip start 0.1, occhio sempre a questo parametro, e quindi posso andare a ruotare la camera, ok, cambiandogli il pivot magari, ecco l'errore da pivello, scale, così se la vedo meglio, ruoto R, X, quindi posso inquadrare meglio, mi rifondo, ok. A questo punto provo, vediamo se muore tutto, provo la GPU, non ho salvato il progetto, salvo un attimo, salva. Workshop, ok, test torrione. Da qua, allora, io ho un add-on di Blender Guru, ce ne sono tantissimi, per esempio per fare il cielo, da qui Simboard. Vediamo se ho un... con le stelle che brillano. Vediamo un po' un Cloudy, un Sunset. Vedete, sono molto belli, queste sono mappe HDR per migliorare anche la prestazione. Abbiamo un rendering da qua, da 128, caliamo un attimo, altrimenti esplode tutto. 70.000 parametri, trovate tantissimi tutorial per capire qual è il modo migliore. A questo punto gli diciamo di renderizzare, ok? Quindi dopo lui ha generato le ombre, ha generato, potete cambiare la prospettiva, servono delle macchine, un cincinino potentine, ok? Quindi abbiamo fatto il nostro rendering, potete aggiungere le texture, gli edifici. Ma la cosa bella è che se farete un altro Structure from Motion con un altro rilievo potrete aggiungerlo contestualmente qua. Che ore sono? Sono quasi le 5. Ritorno. Vado un attimo in wireframe, così è bello, questo glielo lascio. Allora, vado un attimo in wireframe e facciamo. Allora, questa cosa che sparisce è questo qua, vedete? Clip start 0.1. Ogni finestra c'ha un clip in un posto nuovo. Allora, diciamo che io qui voglio progettare, ora mi perdoneranno i progettisti, diciamo che io qua voglio vedere come sono fatte le mura. Allora, da qui, Shift A, Cube, R, Z, quindi ruoto sulla Z, Grab, quindi mi metto allineato, Grab Z, ok. A questo punto io posso prendere la sua faccia, grab Z, tiro su la linea di mura, grab, ops, ho sbagliato, scusate, ho preso quella sbagliata, vediamo in solido che è meglio, grab X, ok, quindi diciamo che gli aggiungo le murature qua, grab Z lo abbasso in modo da collimare, poi sto per fare una cosa orribile, scusatemi, grab Z, faccio la rampa per salire al castello, ok? È così che nascono le cementificazioni, lasciate i blenderisti così in mano la progettazione. Allora, la cosa carina è questa qua. Ora, se io vado in 7,5, quindi in ortografico e dall'alto, questo ovviamente apparirà come un rettangolo. Quindi,
questo qui, GIS export shape, selected object, quindi solo quello che ho selezionato, cube adesso potete personalizzarlo, diciamo facciamo come line, facciamo una prova, mi segno assolutamente dove vado a lanciarlo, altrimenti poi non trovo più nulla. Progetto rampa, così se Stefano si chiedeva i PNRR dove finiranno i soldi, vede, lo sta già vedendo. Export, andiamo a QGIS, layer, aggiungi vettore. Progetto rampa, apri, aggiungi. Ok, abbiamo abbiamo modellato in 3D, ma abbiamo riportato il progetto in pianta dentro QGIS. Ovviamente possiamo fare il viceversa. Cioè, se questa parte qui, no, l'architetto ha detto che non va bene, adesso andiamo a modificare. Strumenti di modifica di QGIS, quindi la vogliamo un po' più... Ovviamente questa è in 3D, occhio, vedete che c'ha altre linee sotto, quindi attenzione a cosa andate a modificare, ok? Adesso questo qui è la parte sotto, ok? Volete aggiungere un pezzo in più, proviamo ad aggiungere, che ne so, una parte qua, a casaccio, totalmente a casaccio. Ok? Quindi il progetto rampa ottiene un nuovo elemento, GIS import shape, import geometry, dovrebbe essere già tutto a posto, ecco il pezzo in più, ok? Ce la stiamo giocando. Ora questo pezzo ovviamente non ha volumetria, posso o prendere questo e lavorarci, ok, aggiungendo sempre più cubature, ok, oppure vado ho fatto un 3D di una scala bellissima che ho visto in una fiera, ecco che lo vado ad aggiungere, ok? Quindi questo è una prima modalità di andare da WebODM, ricordatevi che c'è sempre il passaggio WebODM, QGIS, progettazione 2D, ripeto, qui noi adesso non abbiamo gli elementi, ma ve ne faccio vedere uno volante, per esempio il nostro sistema è fatto, non so dove adesso sto lavorando, è fatto per poter estrarre le stratigrafie di varie epoche, vado a estrarre solamente una datazione e poi me le porto dentro, dove siamo? Qua siamo dentro, ecco, Postgres. Ah, ce l'ho sul 33, errore mio. Siamo in grado di estrarre varie epoche e quindi a quel punto di poterci portare dentro Blender varie epoche separate. Ora, poverino, gli ho dato fastidio perché dovevo usare la porta 54-33. Allora, vogliamo fare una piccola pausa caffè, poi affrontiamo l'ultima ora con questo qua. Vediamo un po', dovrebbe essere lui, questo esempio qua, lancio l'esempio, un attimo che lancio giusto l'esempio, chi è che ha scritto? Grava, Gin Tonic, no, dopo vedi in 8D, allora, mega sync, eccolo qua. Vi lascio con questo aperto, così vediamo subito un po' cosa andremo ad affrontare. Apri. Questo lo chiudo. E ci teniamo pronto dell'astone, l'ultimo
L'ultimo, sì, lo so che sono sul 54-33. Ok, pausa gin tonic e ci troviamo. Scusate, incidenti a grava. Pausa caffè, 10 minuti. Ok. Allora, andiamo con l'ultimo esercizio. Allora, passiamo adesso da una scala che possiamo chiamare micro, cioè l'esempio del torione fatto con lo Struct to From Moshe, a un esempio che possiamo chiamare macro. Allora, dentro la cartella che vi ho condiviso, quindi documenti, MegaSync, eccolo qua. Allora, c'è un progetto QGIS, ok, con San Leo, questo bellissimo castello, località in provincia di Rimini, della Valle del Marecchia, che è un masso errante. Ora, se fossero dei geologi, apprezzerebbero. Abbiamo quello che viene definito il sistema ligure. Stefano, tu ne sai forse, sei tu, non sai di più. Ne so tutte! Allora, ora facciamo aprire, si sta aprendo, si è aperto, ok, no, l'ho aperto due volte, chiudi. Allora, questa è l'area interessata. Luca, non stai condividendo? Condividere lo schermo, schermo 2, tech. Questa è l'area interessata, ok. Quindi, qui diciamo che possiamo fare due considerazioni. Le curve di livello che vedete sono quelle della regione Emilia-Romagna, quindi abbiamo open data, gli enti pubblici distribuiscono le curve di livello. Abbiamo ricavato sempre con QGIS un DEM, quindi da QGIS possiamo andare a ricavare un DEM, oppure avete il DEM preso dal sito, quello americano, UGCIS, non mi ricordo mai, quello della NASA sempre. Quindi portate dentro i vostri dati e le curve di livello, vi potete estrarre, quindi raster, estrazione, curve di livello, quindi potete usare il vostro QGIS per creare i vostri dati. Ma attenzione, ora andiamo a giocare con un altro EPSG, quindi proviamo a mischiare, ok? Proviamo a mischiare i dati. Allora, qui abbiamo scelto il 25832, quindi siamo in ETRS 89, perché poi di là in Blender l'SR, il modello digitale del terreno, l'SRTM e OpenStreetMap e Google sono in, abbiamo detto, Web Mercator 3857. Quindi lui dovrà riproiettare al volo, quindi vogliamo essere sicuri che si possa fare questa cosa qua. Allora, l'altra cosa che invece faccio subito, poi però non ho approfondito, bisognerebbe fare un'estrazione da DEM, però adesso è giusto per farvi vedere l'esempione. Allora, prendiamo questo è il mio serverino di PyArchinete interno, prendiamo anche 9 rocche, ok. Allora, questo è un progetto, che sto portando avanti per il turismo. In realtà dopo a noi servono anche dei dati storici per fare le nostre relazioni. Allora, questi sono tutti i castelli, ok? Quindi a me ovviamente servirebbero dei dati un po' incrociati, e quindi per chi non lo sa, possiamo andare a sfruttare, ora lo facciamo a livello veramente base, un'interrogazione. Quindi che ne so, prima attestazione minore di 1200. Non scritto, 1200, ho scritto. Test prima di far figurarci, sì. Ok, quindi qui ci sono dei siti che sono precedenti al 1200. Quindi cosa succede? Che, come tutti voi sapete, un database è una collezione non ordinata di dati, quindi abbiamo una bella massa, andiamo a discriminare solamente i dati che ci servono, quindi andiamo a,
a selezionare solo un pacchettino e li sfruttiamo per portarceli dentro, dentro il nostro Blender. Per non fare figuracce, adesso non sto a estrarre, ma si possono estrarre col calcolatore di campi. Così adesso Salvatore mi sgrida. Campi, nuovo campo, campi, crea nuovo campo, proviamo. Dadem, dunque, raster, value, se mi ricordo bene. Con il nome del raster che è, proviamo, San Leo Dem. Poi cosa serve, Salvatore? Dimmi un po' il coso. Allora, il nome, se vai nel gruppo, cancella raster all'interno della cella di ricerca. Poi cosa dice, il VKT? No, sotto, questa, cancella. Se vuoi conosci il nome esatto, lo trovi. C'è un campo, no, un gruppo che si chiama layer. Si può fare i cioè il layer, cioè nove rocche. Layer di mappa? No. Sei sicuro del nome? Se sei sicuro del nome, passiamo avanti. E nove rocche? Ok, lasciamo così. Nove rocche? No, l'hai già scritto due volte, com'è? No. San Leo Dem e il Dem. Nove rocche è il layer dei punti, no? Scusami. Cosa ci vuole? L'ID? Aspetta. Non ti sto seguendo. Scrivi su cerca e raster, vai a vedere la sintassi. Banda 1. Dai, banda 1. Banda e la geometria. Poi cos'è che vuole la geometria? Geometria cosa vuole? VKT? No, dollaro geom. Geometria. Ah, ok. Dollaro, vedi cosa vuol dire. E basta. Geometria, questo. Scrivi geometri. Arrivo. Questo. Proviamo, geometri, tac. Ovviamente qua li dobbiamo cambiare. Cosa gli mettiamo? Mettiamo un intero? Tanto sono tutti interi. Mettiamo un 30, porca trota, non mi ricordo mica. Prendiamo questo, proviamo, provo, Crea un nuovo campo, ci dovremmo essere. Vai, vediamo se l'ha preso, l'ha calappiato. Questa è super diretta, Allora, vediamo se l'ha fatto. Benissimo, da Dem. Ottimo, grazie Salvatore. Allora, proviamo adesso a portarci di là i dati. Quindi, abbiamo il Dem, abbiamo estratto le curve di livello. Abbiamo i punti, abbiamo discriminato, abbiamo cercato solo quelli maggiori di 1200, gli abbiamo fatto estrarre la quota, li salviamo, quindi seleziono, tasto destro, export, salva selezionati, me li metto dentro test, rocche da Dem, così mi ricordo il 1200, tech. Sì, belli. Guarda, faccio una roba, ma la sperimentiamo in 3004. Vediamo se ce la fa, Cerco di mischiargli le carte, vediamo se regge la botta. 3004, ok. Siamo dentro qua, me lo tengo qui aperto. Allora, procuratevi un Dem, proprio ricetta di cucina. Ricavate le curve di livello, ritagliatevi una foto, questa è la foto, ma adesso vi farò vedere di là. Aprite Blender GIS. Allora, dobbiamo riuscire a riottenere sta cosa qua. Ok? Quindi noi dobbiamo riuscire ad ottenere questa cosa qui. Va bene? Proviamo, dice. Settare il medesimo CRS per il progetto e layer. Adesso non lo facciamo, perché a meno che non si abbia GDAL installato. Importare le curve di livello, creiamo la Delaunì e poi importiamo lo straccio di foto aerea. A sto giro proviamo ad appiccicarglielo. Allora, scusatemi, vado a sincerare che sono nel Blender giusto. Facilissimo. Import from OSGeo, import GDAL from, c'ho due schermi, non vedo più niente. Mi voleva...
Ma cosa ho scritto? Ok. Sbagliato a scrivere. Buono. Nuovo. New. General. Allora. GIS. Preferences. Vogliamo ETRS, questa qua. Allora, guardate. Add. Search. Search. 25832, lo trova, click, ok, me lo ritrovo qui, tac, l'ho aggiunto due volte, ma non c'è problema. Siccome qua abbiamo l'autosave attivo, è già salvato, perfetto. Qui c'è un aneddoto sui cubi di Blender che scoprirete un altro giorno. Import, allora, shapefile. Allora, il mio consiglio è che quando lavorate in questo modo, segnatevi nel nome del file anche le PSG, perché vi servirà, perché rischierete magari di perdervi. Curve di livello, import, attention, s'il vous plaît. Allora, field, elevation from field, ID, ok? Non extrusion, separate object, no. Attenzione, questo non è web mercato, lui non riconosce da solo, non legge il file PROI. Ok? Lasciamolo importare. Ed eccolo qua, le nostre bellissime curve di livello 3D. Va bene? Ora proviamo a importarci anche le rocche di Castelli. Ah! Allora, che però furbescamente mi sono messo qua. Allora, che si chiamava Rocche d'Adem 1200-3004, quindi attenzione. Allora, field, elevation from field d'Adem, ok? Era il campo che abbiamo messo prima. Ora speriamo che vada bene, perché se voi vi leggerete la documentazione è incompatibile, non so con quale tipo di integer, se 32, 64, andiamo a vedere. Allora, separate object, li voglio anche dividere. Object name from field. Vedete che bello, c'è tutto il mio databaseino dentro. Non è la definizione. Non vedo il nome del sito, definizione, prima testazione, note. Sito, dovrebbe essere sito. Non è questo, attenzione, no, è il 3004. La scena è questa qui, ok? Shapefile, import fail, eccoci qua. Abbiamo un log, non è riuscito a importarcelo, birichino. Non vorrei che sia, scopriremo perché. Proviamo a importare semplicemente lo shape senza l'elevazione, vediamo se è quello. Nove rocche, rocca da dem. Anzi, riprovo un attimo, tanto siamo qui apposta da dem. Non faccio differenze, niente, gli dico solo che è un 3004, ce la fa? Niente, check log. Io temo che sia quel simpatico numero. Bisogna studiare quella cosa lì del numero, quindi occhio quando andate a lavorare con la quota. Vediamo semplicemente così se lo digerisce. No, non lo vuole digerire, scusate. Tanto siamo qua, facciamo una prova a farlo in 25832. Vediamo se è questo. Abituatevi sempre a fare prove abbastanza veloci e fluide, non disperate il primo colpo, ok? Ah, eccolo qua, vediamo, geometri, e niente, c'è qualcosa che non va, lo studierò, ve lo dirò poi. Andiamo avanti. Allora,
A questo punto noi abbiamo le curve di livello, Blender GIS vi mette a disposizione, c'era qualcuno che scriveva, chi diceva qualcosa, dal campo numerico, sì, guarda, è da quello lì, hai ragione. E allora, Blender GIS vi mette a disposizione questa bellissima cosa, De Launy, lo lancio, tenendo selezionate le curve di livello, e vi farà il DTM. Quindi vedete, lui ci procura questo modello. Potete vederlo un po' più smooth, ci sono dei modificatori poi interni, non li vado a toccare perché altrimenti ci fa passare del tempo, ok? Ora, se noi vogliamo, possiamo fare GIS import base map, prendiamo Google Satellite, c'è Center on Existing Object, lasciamolo fare. Ok, lui ci ha portato dentro questo. Se lo faccio, cerco di cropparlo il più possibile, ok, ESC, quindi lui mi ha tirato fuori questo estratto, Google. Da qua lui mi dice dov'è l'indirizzo in cui è salvato, in questa tab qui, ok? Quindi lui mi dice che qua c'è il TIFF. La cosa carina è questa, io adesso posso chiudere il TIFF, il TIN, posso chiudere anche questo, e fare un'altra operazione totalmente diversa. Georeferenced raster, ok, quindi vado a prendere lo stralcio, ok, dopodiché, questo è piatto ovviamente, web geodata, get elevation, e lui va ad estrarre il pezzettino delle curve di livello del modello digitale del terreno per creare l'elevazione. Ok? Quindi sono due metodi uguali per poter condividere lo schermo. Guardate, qua c'è questa gigantesca frana. Okay? Guardate l'abitato dov'è. Okay. Chiaramente queste sono curve a 30 metri, hanno un'accuratezza che non basta per fare analisi, però diciamo dal punto di vista paesaggistico lo possiamo fare. Vedete che ha questi colori così un po' metallici? Li potete correggere da o qua, oppure esiste la sezione shading. Vediamo. Ovviamente anche qui bisogna cambiare dalla view, eccolo qua. Quindi questo colorino qui, vedete, questa è programmazione ad oggetti, un po' come nel modellatore grafico di QGIS. Vedete, potete cambiare vari parametri per migliorare si possono aggiungere le ombre, si possono aggiungere tante cose diverse, ok? Quindi potete andare a migliorare l'aspetto dell'oggetto. Chiaramente qua, se noi adesso andiamo in rendering, quassù in alto, sarà buio, shift A, light, sun, ecco che è arrivato il sole, ok? Grab Z, se lo portiamo fuori, la pallina, potete ruotare e simulare le vostre ombre, ok? Quindi potete creare, e da qua chiaramente potete aumentare o diminuire la luminosità. Per chi lavora col 3D interno di QGIS si accorgerà, vedete, io sto aumentando o diminuendo le ombre, si accorge della differenza di velocità di risposta di Blender. Poi, ripeto, con gli add-on che potete acquistare, potete aggiungere dei tocchi di realismo. Ora, mi dispiace che non sono riuscito a importare quei punti, e diciamo che questi punti sono arrivati qua. Posso sempre riciclare, se avessi il modello 3D della rocca, mi posso importare, vedete qua c'è questa bellissima rocca, c'è anche in un film con Bruce Willis a Stonock, dove lui è un epigono di Leonardo da Vinci, c'è proprio la rocca di San Leo,
Allora, importa object, ok, vado a prendere il nostro modello di torre, diciamo quello che abbiamo fatto prima, ovviamente adesso lo va a importare chissà dove, vediamo un po', arriva. Ok, vedete, qui non c'è, no, non ho toccato nulla. Object, set origin, origin to 3D cursor, ecco, è arrivata l'origine. Set origin, origin to geometry, geometry to origin, ecco che è arrivata la nostra torre. Ok, chiaramente qui adesso non abbiamo riferimenti, non abbiamo scalato nulla, però ecco che possiamo andare a creare un simpatico, chiamiamolo così, punto di vista per produrre ovviamente cose anche diverse da quello che può essere un rilievo, una progettazione, un elemento. La cosa carina è che adesso ci sono dei modificatori cosiddetti particellari che permettono di moltiplicare gli oggetti. Quindi se voi avete alla quota esatta gli oggetti da GIS, poi li potete applicare, per esempio, un oggettino, che è una cosa che fa anche QGIS 3JS. Chiaramente qua possiamo dirgli, allora, 7, 5, anzi 7, teniamo questo GIS. Web ODM get OSM, vediamo un po', dovrebbe esserci l'elevation from object tin, questo lasciamo lavorare. Adesso lui va a tirar giù, se ci sono ovviamente, degli oggetti da OpenStreetMap, e cercherà di agganciarli direttamente sul vostro modello. Eccolo qua, zoomolo, zoomolo, zoomolo. Eccoli qua, vedete? Sono già alla quota corretta. Qui per esempio non collimano tanto, qui bisogna ovviamente aggiustare, questo vola, questa è una stazione internazionale che vola. Ok, però diciamo che in poco tempo abbiamo ottenuto un buon risultato. Ok, e provo a fare l'ultimo esempio volante. Siamo agli sgoccioli, non mi ricordo che caspita di proviamo a lasciare il 25832. Import allora, per esempio, vediamo se questa cosa qua la porta dentro, quello fatto da WebODM. Allora, documents, Megasync workshop, allora. Devo darlo a vedere assolutamente, perché non mi ricordo se era quello. Allora, è qua dentro, eccolo qua. Allora, qua dentro ho, chiamiamolo, il rilievo plano altimetrico del... Oh, qui c'è l'ortofoto. Dovrebbe essere questo l'ETRS. Allora, base map on plan, base map on mesh, non abbiamo la mesh. Ah, ok. Allora, import, georeference raster. Qui da WebODM abbiamo ricavato il DEM, prendiamo il DSM,
No, devo fare il mail, ma scusate, devo prendere l'ortofoto, questo, mettergli TRS 89 e lui mi ha importato l'ortofoto esportata da volo con drone, con GPS e tutto il resto. Ora facciamo, lui, WebODM mi ha esportato anche il DSM, quindi import georeferenced raster, vado nella cartellina che mi esporta WebODM a cercare il DEM, DSM, ma a questo punto gli dico DEM as displays texture, apply on existing mesh, che è ODM ortofoto, il resto lo lascio con specify CRS, benissimo, esploso, non era quello che volevo ricavare, però il concetto credo che l'abbiate capito, cioè potete andare ad applicare i DEM che esporta, sta esplodendo, chiudiamo, non era questo, e potete applicare, vediamo il DEM come lo visualizza, potete andare ad applicare un ortofoto, chiaramente tirata fuori da Structure from Motion, un DEM tirato fuori da Structure from Motion. Vediamo un attimo il DEM come lo tira fuori. Consiglio però a tutti, tipo anche l'ingegnere Perrotta, se dovete andare a mettere le mani con dei numeri, di leggervi bene la parte di Blender GIS con i problemi sui numeri. Perché mi ricordo che facevano presente proprio delle problematiche. Ah, però io potevo fare un'altra cosa. Vabbè, adesso abbiamo fatto quello. Vediamo il DEM come lo visualizza. DTM. Ah, il DTM, un'altra cosa interessante, è separatore decimale, può essere, sì. Può essere generato anche come un RAW, cioè praticamente crea una nuvola di punti. Quindi potete usare tutti i suoi elementi come una nuvola di punti, quindi come quote. Adesso l'ho caricato, è più lento, ci metto un po' a farlo, non esplode, non vi preoccupate. Eccolo qua, guardate, vedete che lo fa corretto? Quindi lo fa tranquillamente, fa fatica ad applicarlo alla sua foto. Però ecco, questo è un rilievo planaltimetrico e qui sarebbe bello, magari che Paolo da Bove ci desse magari lumi, però forse è anche un problema di come hanno progettato Blender GIS, cioè bisognerebbe chiedere anche a chi ha fatto Blender GIS. Questo rilievo sta a 60 metri, mi sembra, sul livello del mare, ma la sua origine è questa. E da qua a qua non credo. Ah no, invece sì, ecco. È perfetto, hai visto? Allora, credo che si dica è una quota ellissoidica, giusto? Magari Paolo ci può dare, o Stefano, la definizione corretta. Cioè lui praticamente usa questo qui come zero e ce lo manda su e quindi è alla quota corretta. Quindi diciamo che io ce ne so, devo sbancare tutto a più 60... Devo sbancare tutto a più 60. Se io faccio un piano mesh plane scale S, lo tiro e gli dico grab Z più 50, troppo poco, grab Z 60, ecco il piano di taglio, lo becco qui. Ok? Quindi vedrei dov'è il piano di taglio. Ovviamente cosa posso fare? Grab extrude, quindi creo un cubo di sezione a questo punto per vedere dove sto tagliando. Quindi prendo questo, grab sul, ok, grab y, questo è un cubone, no, di sezione per un 3D. Provo a lanciarlo, modificatore booleano,
modificatore booleano, quindi quello che noi facciamo in 2D, voglio sbancare, io ho un perfetto cementificatore, difference di questo oggetto plane. Ora ci metterà un po', niente, l'ho fatto esplodere. Quindi finisce qui la presentazione perché non è riuscito a reggere il processore. Ok, l'altro Blender non ce l'avevo più. Vediamo se lo riusciamo a recuperare in questi ultimissimi 20 minuti. Blender 292. Allora, proviamo a farglielo rifare al volissimo. Comunque, il modificatore booleano non fa altro che segare un oggetto. Proviamo a fare import shape. Andiamo a prenderci il nostro, anzi no, import, volevo vedere, importarlo come un dem schietto, era carino da vedere per rispondere alla domanda. Questo, prendiamo il DTM, vediamo un po' come giustamente non gli ho applicato niente, vediamo se ce la fa con meno. Chi è che sente un moto ondoso? È perché sono a Rimini. Allora, DSM, proviamo a vedere se ce la fa. Vediamo se riusciamo a tagliarlo oppure finirà così. Probabilmente a troppi rettangoli gli dovrei dare tutta la macchina per lavorare, perché quante ne ha qua in basso, si dovrebbe vedere quanti vertici ha. Vedete, è veramente grosso. Vediamo se con un cubino magari più... Allora, vediamo se riesce a tagliarlo. Add. Non c'è, no, non mi regge la botta il computer. Non ce l'ha, no, quello lì bisogna farlo a parte, abbatterlo magari. Niente, quindi ovviamente cosa succede? Che voi potete creare tutti i piani altrimetrici all'interno di Blender e poi, come abbiamo visto prima, ve li andate a riportare dentro. L'ultimissima cosa che vi faccio vedere, così poi dopo chiudiamo, lasciamo spazio alle domande, è questo. Allora, riapro un attimo il progetto, questo qua che avete. Ok, allora praticamente c'è un una volta che voi avete un tin all'interno di Blender, potete selezionarlo e da questo menu GIS, nodi, terrain analysis, potete andare ovviamente a creare un'analisi qua sotto. Questa è programmazione visuale, potete andare a variare i valori, potete andare a modificare la rampa, quindi cambiare i valori di rampa. Chiaramente qua potreste avere un rischio del dissesto, quindi il DEM non rappresenta
il modello del terreno, ma rappresenterà delle altri tipi di variabili. Ok? Quindi è molto bello perché vi mettono a disposizione direttamente questo tipo di strumento per poter classificare molto più velocemente e in 3D il TIN. Ovviamente qua non riusciamo a far vedere tutto, però questa, nel momento in cui voi selezionate un TIN, potete fargli una bella ortofoto da sopra grazie a camera con georender, ok? Vedete? Crea una fotocamera per fare la foto corretta da sopra. Quindi bella, bella ortografica che quindi potete poi reimportare il rigido referenziale dentro QGIS, oppure questo andiamo a togliere, oppure una cosa ovviamente che voi potete fare da qui dentro, Shift A, camera, grab Z, scale, così si può vedere, ruota X, la tiriamo su, ruota Z, andiamo in camera, no, perché dovevo dire che voglio l'oggetto corrente, che sta qua, view, camera, set active object, 22, clip start, qui iniziamo ad avere qualcosa di molto lontano, grab Z, quindi no, ho fatto quadrato, allora, chiaramente con la fretta figuriamoci se riusciamo a fare una cosa decente. Per 1080, anche il tastierino numerico dopo 4 ore ci inizia ad abbandonare. Ok, faccio una cosa abbastanza inquietante, bel 18 mm, anzi facciamo un ok, grab dov'è la timeline, ecco qua, ok, poi una cosa abbastanza inquietante adesso. Una cosa orripilante, però con pochi step potete anche esportarvi il vostro video. Ok, c'ha tutta una serie di strumentini, ok, per poter cambiare i punti di vista della camera. Ok, potete fare una bellissima regia della vostra del vostro elaborato, quindi anche per fare delle presentazioni è molto carino e veloce, perché vedete, ho piazzato la camera, ho spinto I, si salva la rototraslazione e la posizione, si sposta la camera, si spinge I, si fa la rototraslazione e così via. Ecco, diciamo che abbiamo visto 3 programmoni giganti, WebODM, QGIS e Blender, un po' come interagiscono tra di loro e niente. Finisce qui questo webinar, se volete fare un po' di domande oppure se poi ci vogliamo sentire, tanto mi trovate sui canali di QGIS. Grazie mille Luca, grazie mille. Allora, ci sono un po' di domande in chat, mi sembra di no. 9 no.
nuove no, quindi se qualcuno ha, visto che siamo ormai 40 persone, insomma direi che si può ancora gestire, se qualcuno ha domande, osservazioni, eccetera, eccetera, approfittiamo di Luca adesso. Qualcuno ha qualche osservazioni o domande, insomma? Parli pure, vuol dire, potete attivare i microfoni, quindi... D'altronde sono 4 ore. Però dai, siamo partiti in 60 e siamo adesso in 41. È interessante. Dobbiamo solo lavorare e poi ti diciamo. Quindi tanto i riferimenti di Luca li conosciamo, quindi mi sa che puoi indicare se ci sono già delle... Allora, direi di indicare il canale Telegram web ODM Italia, insomma, diciamo degli utenti italiani, no? Non ufficiale, esatto, è stato promosso da Luca. Se hai al volo... Allora, qua abbiamo il canale, quello di PyArchinit, dove abbiamo... messo un po' di cose, che ne so, questo ha messo un videino. Guarda, Antonio chiede se Blender esporta in formato IFC. Non ho la più pallida idea di che cosa sia, ma from Blender to IFC, eccolo qua. Parrebbe che qualcuno l'abbia citato. Ah, ecco, è il file di interscambio dei BIM, se non sbaglio, IFC. Ah, ecco, bello. Se non sbaglio, vero Antonio? Probabilmente, ecco. Quindi figuriamoci se sì, non mi ci chiedo, stanno già vabbè, pensando. Però questo a settembre potrebbe essere interessante, una bella seminario sul BIM, se un formato di interscambio del BIM non sia, guarda, possa neanche, essere banalmente Postgres. Neanche a dirlo, guarda, neanche a dirlo, si sta andando lì. Sì, immagino. Allora, noi Francesco li faremo, metteremo, no, chi è che l'aveva chiesto? Giuditta. Noi Giuditta li faremo con l'azienda, li sto strutturando, vorrei fare proprio da questo webinar, diventerà un corso vero e proprio per imparare a fare tutto il flusso di lavoro. Sì, guarda, mi presti il destro a questo appunto, che lo scopo di questi seminari non era quello di fare formazione in senso stretto, perché in questo caso voglio dire il business di PyArchinit, quindi non ci permettiamo di buttarci sul mercato, quindi come dire lo scopo del gioco di questi webinar era appunto di destare curiosità, far vedere le possibilità di queste di questi webinar di questi software eccetera, quindi va esattamente nella direzione. Grazie Alberto, grazie. Il caso di considerazione degli ingegneri. E guarda, erano anche questi qui erano accreditati, però alla fine le richieste erano talmente basse di crediti che, visto che si paga per essere accreditati anche noi, alla fine non c'è stato il tanto. Qualcuno ne abbiamo fatto. No, ma infatti anche noi, poi ovviamente gli architetti viaggiano in un modo con i crediti, geologi in un altro, diventa veramente difficile non avere un interlocutore, capite? Per il tempo che passiamo a lavorare per avere l'accreditamento, che quello che per insegnare. Si chiama, non mi ricordo, Web ODM Italia, l'ho chiamato, com'è che l'ho chiamato? Aspetta, perché non c'era nulla, mi sembrava dai, web ODM users-it, l'ho chiamato. Aspetta che lo metto, lo recupero, dovrei averlo, non ho chiuso. Dov'è? Esatto, grande Alberto. Ecco lì, io sto, diciamo, posto tutte le cose che faccio, tutti gli esperimenti, soprattutto gli insuccessi, perché facciamo degli art test, sempre con un occhio ovviamente a
cose umane, cioè a me non mi interessa, guarda che bello, ho fatto il mausoleo di Teodorico, non mi interessa. Mi interessa farvi vedere che per fare un muro tutto bianco, WebODM non ce la fa, perché è uno dei grandi problemi dello structure from motion. Allora, come si arriva ad avere qualcosa di utile? Bene, abbiamo preso come accorgimento questo, questo. Ingegnere Perrotta prima diceva usiamo delle sfere con delle croci. Insomma, dopo da idee nascono idee, possono nascere anche delle cosine hardware. Non vi nascondo, che Meshroom, che non abbiamo visto, sta iniziando a usare il machine learning per trovare i marker da solo, quindi collimare le coordinate. Noi con PyArchinit stiamo provando a fare PyArchinit Odino, ovvero iniziamo a provare a usare il machine learning per leggere nelle fotografie i marker, ma anche altre informazioni in automatico. Quindi vorremmo accalappiare... Con le librerie OpenCV? Con allora OpenCV e Tesseract. Okay. Quindi abbiamo iniziato, l'ho chiamato Odino, il dio della parola e delle lettere, niente, abbiamo iniziato. Però dobbiamo inventare dell'hardware... No, dobbiamo inventare dell'hardware, ma guarda, con Salvatore si diceva, io adesso ci faccio caso, prima non lo vedeva, i pali, quelli che il comune mette in giro con palo numero uno, luce, ok, tutte le volte uno deve andare lì e scriverselo, se una macchina passa, fa le foto e fosse in grado di accalappiare i dati del piante. Beh, il catasto strade lo fanno così, Capito. Teoricamente. Quindi, man mano... Bene, insomma, il futuro è... Structure from motion e machine learning e poi niente, io vado in pensione che vado a giocare con HeroQuest. Chiudiamola con HeroQuest. Ok. Allora, se non ci sono altre osservazioni... No, eccolo qua. Grazie, grazie. Dovete ringraziare me, perché Luca non voleva mica farlo. Devo dire che l'ho perseguitato, mi ricordo un giorno di Pasquetta. Siamo stati al telefono delle ore perché era un po' titubante, poi insomma meno male che si è deciso, perché effettivamente è stato proprio bello. Grazie Luca. Ok, sono contento. Bene, aspettati un po' di mail dei nostri discenti, come si suol dire. Ok, va bene, allora niente, chiudiamo qui questa stagione. Scrivete. Autunno primavera dei seminari appunto GEAM, GFOS, Master dell'Università di Padova, Digital Campus, che non sono io, è il Politecnico di Torino. Stiamo già pensando a qualche argomento, uno di sicuramente sarà le funzioni spaziali in R, che è molto 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 utilizzato sicuramente, e se avete appunto anche qualche curiosità, qualche suggerimento per organizzare qualche altro seminario, contattateci pure, iscrivetevi se avete voglia di darci una mano anche alle associazioni OGEAM o GFOS, se avete piacere di darci una mano. Vi comunico già che in maniera ancora informale, ma che comunque organizzeremo anche quest'anno il FOS4G italiano, questo autunno, fine settembre, ottobre, insomma vediamo un po', con una formula un po' mista, visto che insomma sembrerebbe che la crisi si stia un pelino alleggerendo, quindi qualcosa in presenza si può fare. Si pensava magari a fare una modalità mista con dei cluster, magari nelle università, in cui trovarsi di persona e poi convergere in una sessione tipo questa, però insomma fare delle cose un po' miste. E quindi avrete nostre notizie. Grazie ancora, non abbandonate la rete. No, non abbandoniamo. grazie a tutti, grazie ancora Luca, grazie a Gemma che ci ha ospitato, e a tutti quanti. Peace and love and keep the faith. Ok? Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti, scrivete. Ciao.